Buonasera amici della Patong, bentornati qui sul... La Patong è un piatto che hanno fatto... Non fosse la scuola. Stava interrompendo. Comunque, bentornati qui sul canale di Intel, il canale Twitch di Intel, il canale dove noi facciamo le live. Questo credo ormai sia abbastanza sodato, ma è sempre meglio ricordarlo. Sì, questa live verrà ricaricata tra 48 ore. Ho già risolto tipo i 50 messaggi che c'erano di base in live. E bentornati. Questa sera siete qui per l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questa campagna a tema Harry Potter, anche se Harry Potter non c'è. Quindi è morto. Vabbè, spoiler, siamo 200 anni prima. È magia. Ma non è così tanto magico. E quindi siamo qui per l'ultima giocata. Cioè, non so se voi siete pronti. Ma come l'ultima? No. Sì, è l'ultima. Quattro sessioni. È vero, perché ne abbiamo fatte due in una volta sola, sì. No, ma io pensavo che ce ne erano ancora due. Ma come ancora due? Mentito spudoratamente alla tua utenza e adesso si desabberanno. No, perché martedì prossimo io mi devo vestire da Jedi e dovrò fare amore sola. Le persone appassionate di Harry Potter a vedere Star Wars. Ma io pensavo fosse... Ragazzi, alla fine Star Wars è Harry Potter ma con le bacchette più lunghe che si illuminano, quindi quello è... Disiscrivetevi dal canale di Sara. Assolutamente sì, e segnalatela. Quindi questa sera siamo qui appunto per l'ultima puntata per quanto riguarda Midnight Hall, che vedrete ricaricata sul canale di Intel TV entro 48 ore. L'hai già detto. Bello Intel TV però. Tipo MTV? Intel TV. Non l'ho mai detto Intel TV. Ma Intel è un nome inglese, quindi TV lo dice in inglese. Essendo tu molto boomer. Esatto, tu sei boomer. In televisione. Intel TV. Intel TV con... i VJ. Last episode of Intel. Quindi questa sera siamo qui per questo. Poi, importante. No, le cose importanti no. Dove siamo arrivati? Ah, ok. Ma in generale nella vita? O? Beh, in generale nella vita non ne voglio parlare perché ho bisogno di uno psicologo per quello. Però per quanto riguarda invece, ma anche per questa campagna poi ho bisogno di uno psicologo. Te ne so consigliare uno molto bravo. Sì, guarda. Passalo anche a me, grazie. Se vuoi qui c'è un vasetto di... Ecco, non lo toccare, Simone. Allora, hai riassunto a Gabriele, che già sono le 9. Allora, sono le 9.04, ok? Sì, ok. Nell'ultima sessione sono successe parecchie cose estremamente sbagliate, parecchie cose che mi hanno fatto venire quella voglia che proprio di alzarmi, lasciare qua il microfono e andare via, ma siamo ancora qua, come diceva. E cosa è successo? I nostri avevano questo appuntamento con questo mago che non si sa se è buono o cattivo, però è Stanley Tucci arrabbiato. Ricordiamo che Stanley Tucci arrabbiato, vestito in maniera sgargiante, che si erano dati appuntamento per questo scambio di documenti. Lui si era presentato come un mago del ministero. Non si sa se è vero, se non è vero, non si sa, perché al momento dello scambio dei documenti, che non esistevano questi documenti, e Robin lo sapeva, e per quello che ha detto, allora noi beviamo delle pozioni, avevamo un invisibile, un cane e due sottopozioni polisucco. A quanto pare questo mago è abbastanza potente per non essere fregato da queste pozioni, e voi avete deciso di attaccarlo. Ho riguardato tutto l'episodio e voi avete deciso di attaccarlo. Lui non ha fatto nient'altro che difendersi e alla lunga ha deciso io me ne vado, portandosi via Joshua, che è questo ragazzino che il nostro Giovanni Storti conosce. È in posizione da duello, però. No, lui è in posizione da difesa, non è mai stato in posizione da duello, ma comunque... Lascia presupporre un duello. È stato un trappolone, dai. Cioè, non è che io vado, non so, in centrale dei polizia e metto in posizione di difesa. Arrivano e sponano due scagnozzi, a quanto pare, di questo tizio, un elfo domestico, a quanto pare, molto arrabbiato. Più che altro, si capiva dalla grandezza della sua mazza. No? Totti! No. Grande Totti. Partono incantesimi, succedono cose, uno dei due tizi viene deflagrato in un'aiuola, grazie a un protego del nostro John, un altro tizio viene deflagrato sotto il peso del nostro John, che aveva la corporatura invece del nostro Robert, e l'elfo domestico viene catturato. Si decide di interrogarli. Vabbè, è saltato tutta la parte molto importante di quella che però verrà ricordata. Beh, tu sei stato anche sotto Imperio, quindi... No, la battaglia dei gemelli. Vabbè, quella è una cosa, quella è uno spin-off.
che abita in via e Tony Harkness hanno sì. avuto delle dire contro gli Auror e Michael ha ricevuto un confundo e ha picchiato Frank e un altro e Johnny. Ma scusa un momento, toppa un attimo, ma che tu ti stai prendendo gli appunti? Io ho preso gli appunti sulla ma no, perché è importante, perché poi dovremmo sviluppare uno spin-off su questo. Cronaca di Hogsmeade. Si chiama Cronaca di Hogsmeade, questo è uno spin-off che mi hai rovinato la sorpresa. Io le ho scritte. A Subgoal. A Subgoal faremo Cronaca di Hogsmeade. Devono prendere gli appunti. Anche io, non sai mai quando passare. Ma sul quad. Intero. Differenza c'è sulla penna. Non lo so. No, quello nella iguale è stato semplicemente deflagrato via. Era un po' in fiamme, ma poi si è spento tutto a posto. Un braccio. Poi quando è arrivato l'altro, quando sono arrivati appunto, c'è anche Gian Andrea. Ciao Gian Andrea. Ciao Gian. Ciao Totti. Ciao. Sono io, sono Totti. Sei un pezzo di merda che mi spezza le dita. È vero. Cazzo, ho spezzato le dita a Totti. Sì. Vabbè, però delle mani. Ci stavo appunto arrivando, intanto che Gian Andrea fa il candelista. A un certo punto arriva Robin che si voleva portare un altro da interrogare, ma si è portata solo un braccio. Quindi che facciamo? Ne abbiamo un altro, interroghiamo quello. No, perché Artemis ha deciso di farlo scappare. Quindi ho dovuto improvvisare sull'improvvisazione e inventarmi tutto il background di Totti. Posso lanciare... Che comunque è piaciuto il se background di Totti. Di meno, c'era una esatto, se posso lanciare una spezza per Sara, era più che altro per i bambini a casa, cioè nel senso lo rendiamo piccolo così basta fargli il solletico e... Certo, lo rendiamo piccolo dopo che tu hai spezzato le dita a un elfo domestico e l'hai arrivata con un braccio. Non ho detto, giusto? È stato un incidente. Okay. Non ho detto ora, che l'idea era azzeccata. Quindi grazie, scontato che grazie, corde si rimpicciolisce. Grazie a Totti, grazie a Totti si riescono ad avere delle informazioni base. L'altro tizio aveva molte più informazioni, aveva tutte le informazioni, ha tutte le informazioni e si, poi i nostri vanno da Flamel e niente, vengono date ulteriori informazioni, si parla appunto del professor Torrens, che è un professore che appunto lavora ad Hogwarts come professore di pozioni, che ha studiato negli anni delle pozioni per aiutare i lupi mannari a controllarsi durante la trasformazione. Quindi i nostri vanno ad Hogwarts e trovano, vengono annunciati e tutto, quindi vanno nella sala grande, c'è gente che mangia, gente che va, gente che esce e in lontananza il preside sta parlando col miglior amico del nostro John, che è il buon Menelkir, Melchiorre. Detto Melchiorre. Noi siamo qui. Comunque ho notato una cosa, Master, sì. Che sul canale di Intail effettivamente non siamo mai riusciti, e ne abbiamo fatte tante di campagne, one shot, a fare un interrogatorio. Cioè, mai. Un interrogatorio di quelli brutti, cioè il proprio col sangue. Anch'io l'avevo proposto. Un interrogatorio che mi ha lasciato traumatizzata, non era questa la campagna, però ecco, insomma. A quello di Luxastra? Ma anche lì, però non ti dà soddisfazione, capito? Mi ha fatto un po' male. Ma, guarda, ma che la scena faccia, era ridere, perché lui che picchiava quello, io e te che facevamo colazione con le cose spalmate sulle gallette, cioè. Sì, no, molto esatto. Bello, okay. Però... Ma... Non è questo il momento di parlarne. Bravo. Ricordo solo una cosa per chi magari non rimane fino alla fine della sessione, perché può essere: domani dalle 15 alle 17 ci trovate per chiacchierare dell'ultimo episodio, per parlare della lore di Harry Potter e di tante altre cose, tra cui Star Wars. Star Wars anche, perché ci sono un sacco di connubi. E perché se non avete visto Star Wars è arrivato il momento di guardarlo. Va. Esatto. Quindi c'è un personaggio molto simpatico. In questo momento voi siete seduti, vi ricordo che vi hanno dato questo tavolino con un po' di roba da mangiare, perché comunque è ora di pranzo, vi hanno dato questo tavolino lontano dai tavoli delle case, quindi immaginatevi voi la sala grande, ve la immaginate tutti, sono questi quattro tavoloni con il tavolo dei professori. Voi siete sul fondo, ok, dove c'è questo piccolo tavolino dove vi hanno dato un po' di robina da mangiare, c'è del succo di zucca, quello che stanno mangiando gli stiamo studenti. Stiamo mangiando insieme agli studenti? Siete seduti non ai tavoli delle case, ma a un tavolo a parte. Stavamo già mangiando. Sempre. State mangiando, appunto, state mangiucchiando qualcosa, perché il custode di Hogwarts vi ha detto appena il... esattamente. Torrens. No, appena il preside si libera vi posso far parlare col preside. Ok, questa è la situazione. E voi, al fondo della sala grande, dove c'è il tavolo dei professori, state vedendo che sta passeggiando il preside, che vabbè, tu riconosci Artemis, anche Robin lo riconosce, tu no perché sei un po' più in là con gli anni, tu non sai neanche dove... I nomi, se no sì, Andrea non capisce che stai indicando. Artemis lo riconosce, Robin lo riconosce, John no, perché ha cambiato il preside. Robert, tu... Sì, ma è comunque anche per il pubblico, è meglio. Se... Io faccio la regia e inquadro chi. Che cos'è questo eco? È che ritorna. Il... E quindi tu non sai dove cazzo sei, come al solito, Robert. Cioè, vabbè, questa è una sei lì con la tua bacchettina in mano, che ricordiamo
Flamel te l'ha venduta, te l'ha regalata come no, ma non funziona perché il nucleo ormai è morto, e quindi tu sei lì con questa bacchettina vestita da mago e che stai pensando, minchia, magico questo posto. E nel frattempo ricordiamoci i soliti due tizi, dai, adesso rosso, dai, che sono quelli dello scambio con l'Italia. Quindi voi vedete questa scena, il preside al tavolo dei professori che sta camminando davanti al tavolo dei professori che sta parlando con Menelkir. Vedete che stanno parlando normalmente, come si parlerebbe amichevolmente, cioè come se vedete due persone che si conoscono che stanno chiacchierando. Sembra che nessuno dei due vi abbia visto, anche perché comunque ci sono tutte le tavole di studenti che sono piene, quindi gli studenti non è che stanno seduti a mangiare, c'è quello che va a salutare l'amico, uno in piedi, quell'altro, Peppiniello alza questa cazzo di musica, quindi c'è un po' di casino. Quello che c'era anche è il fratello più piccolo che sta ancora ad Hogwarts, e questa è la scena che vi si palesa davanti. Io sto mangiando con loro, guardo Robin, guardo Artemis e dico, ma quindi pensate che anche il preside sia corrotto? Chi sarebbe il preside? Il preside di questa scuola. Questa è una scuola di magia. Sì, no, questo l'avevo capito. E vedi che gesticolo con la bacchetta in mano un po'. Non gesticolare con quella. Master. Tanto è spenta. Posso fare un incantesimo e trasformare il mio succo di zucca in whisky, per favore? Credo che questi incantesimi ad Hogwarts siano vietati. Quindi credo che... Cioè, allora, ad Hogwarts c'è... Ha senso. Ad Hogwarts ci sono delle regole, ok? Lo dico anche per la chat che magari chi non conosce. Ci sono alcuni incantesimi che sono bloccati all'interno delle mura. Per esempio, la materializzazione, non ci si può materializzare o smaterializzare. Incantesimi del genere sono bloccati all'interno di Hogwarts. Metto a posto la bacchetta. Come per esempio in tanti casi altri incantesimi di evocazione o cose del genere di base sono bloccati proprio all'interno delle mura. Dai. Poi c'è chi in qualche modo ma riesce. Ma io sono la legge. Abbiamo già visto ad Hogsmeade che non lo sei. Però io vedo che lei è stressata, cioè capisco un po' la situazione e tiro fuori la mia fiaschetta con cioè, tipo un whisky, una roba. Whisky incendiario. No, quello... Whisky incendiario è un tipo di whisky del mondo dei maghi. Ah, ok. Mi sono un attimo confuso e gli faccio... Plop, 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 plop. E quindi ora è il succo di zucca corretto. Io... Robin si lascia sprofondare, dice grazie. Robin, ma che cos'hai? Il ministero non viene più rispettato. Da quando poi? Non lo so. Veniamo ad Hogwarts e ci troviamo... Menelkir, che chiacchiera con... Secondo voi che cosa sta succedendo? Secondo me sono tutti molto corrotti, soprattutto all'interno del ministero. O forse c'è stato un malinteso. Malinteso? Sì, magari non abbiamo chiara la situazione. Abbiamo anche mandato un gufo a quelle... Abbiamo mandato un gufo lì giù, adesso sapranno tutto. Non so come uscirne. Beh, se sapranno tutto, Robin... E se sono effettivamente corrotti, magari ci manderanno qualcuno, non so, a farci tacere. Però... Ad ammazzarci. Beh, finché siamo qui ad Hogwarts non credo che arriveranno degli Auror a spararci Bombarda o Avada Kedavra davanti ai bambini. Non lo so, ragazzi, però io credo che la prima cosa a cui dovremmo pensare sia... Tra poco verremo visti, ancora non siamo stati notati. Cosa ci inventiamo? L'unica cosa che possiamo sperare è che Chiorre se ne vada senza vederci. Possiamo provare a confonderci un po' con i ragazzi. Magari a confonderci nel senso, cioè... dai, da po'... so rosso, dai! Che sto a dire che mi metto, divento giovane all'improvviso. Oddio. Mi piacerebbe dirti che questa sia un'ottima idea, ma tu sei un vecchio. Però io... Non ci sono incantesimi ringiovanenti. No, però... Ci sono delle pozioni che permettono di invecchiare. Faccio io sono esperto di... ma guarda che ci vuole un livello estremamente alto. È per quello che sono tipo la pozione invecchiante o la pozione polisucco. Perché fare un incantesimo del genere è complicato. Non esiste neanche in realtà un nome di questo incantesimo. Però se tu vuoi provare a trasfigurarti, ti faccio fare un tiro e puoi provare. Sì, ma la trasfigurazione è tipo è uno dei rami di magia più difficili in assoluto nell'ambientazione. Ah, bella. No, davvero, è tipo la pasticceria. Guarda che io sono esperto. Dico sempre, è la pasticceria dei maghi. Nel senso che è proprio una scienza esatta.
davvero. Cioè, se vuoi provare a farlo, te lo faccio fare. L'assicurazione è difficile, è la cosa più difficile. Mi dici, sono esperto, lo so. Mi dici, cosa potrebbe andare storto? Ma guarda, allora, in questa campagna? La campagna è andata. No, ma no, ma io la posso, posso recuperarla. Vabbè, cioè. Ma è recuperabile. Ma non è che mi immagino lui che si trasfigura e diventa una cosa completamente sbagliata perché sbaglia il tiro. Senti, io... L'assicurazione è complicatissima. Quindi la tua trasfigurazione è cambiare la tua età e ringiovanire? Sì, non ho un incantesimo del genere. No, te lo faccio. Allora, molti incantesimi di trasfigurazione sono più che altro di concentrazione. Non esiste proprio l'enuncio dell'incantesimo, sì, in molti casi. Se tu lo vuoi fare, posso fartelo fare, ti faccio fare un tiro. Quindi tu vuoi trasfigurare te stesso, quindi cambiare, tra virgolette, forma. Ok. Ne stiamo discutendo o agiamo no, già? No. Ok, se tu mi dici che questa cosa la posso fare, la no, la puoi fare, è un tiro complicato, ma la puoi fare. Stiamo elaborando il piano. Allora, eravamo rimasti al rei che mi ha dato del vecchio. Eventualmente di intervenire, di fare un tiro su qualunque cosa e di potergli bloccare la mano con la bacchetta. No. Tu non puoi leggergli nella testa perché non sei un leggimento. Eravamo rimasti che mi hai dato del vecchio. Esatto, eravamo rimasti che tu gli hai detto tu sei un vecchio. Ho la bacchetta qua, tranquilla. Non ce l'hai neanche la bacchetta, tu c'hai il bastone, quindi. Tu sei un vecchio. Io ho scritto Ministero della Magia in faccia, lui non ne parliamo. Cosa ho fatto? Tu. Io potrei passare. Mi avete trascinato qua. Artemis. Sono incantesimi molto difficili, ma potrei provare a trasfigurarci per cambiare un po' un minimo aspetto, anche se in realtà Melchiorre ha già dimostrato di saperci riconoscere. Partendo dal presupposto che probabilmente lui già sa che noi siamo qui... E non avrebbe nessun senso. Perché dovrebbe saperlo? Ma non lo so, quello c'è i sensi di ragno, no? E da grandi poteri derivano grandi responsabilità, eh? Io ve lo questo dico. Scusate, non lo dico. Un po' too much. Non lo so, è un mago così potente che non riesco neanche io a quantificarne veramente il potere effettivo. Potrebbe saperlo, come potrebbe non saperlo. Di certo non resteremo celati ancora a lungo. Yeah. Artemis è l'unica che veramente potrebbe mischiarsi con uno studente, tra gli studenti. Confondersi. Ma sì. A che pro? Qual è il nostro piano? Qual è il nostro obiettivo? Noi dovremmo riuscire a parlare almeno con il preside e visto quello che ci ha raccontato Nicolas Flamel, dovremmo riuscire a parlare con l'insegnante di pozioni. Infatti voi non avete studiato qua, no? Sì, io sì. Tasso rosso. E allora saprei... Tasso che? Lascia perdere. Saprete dov'è la stanza dove fanno le pozioni, no? Sì. Artemis, che rapporto avevi con il professor Torrens? Che rapporto avevo con il professor Torrens? Lui è abbastanza severo, quindi in realtà era... Tra l'altro lui è il capo della casa dei Grifondoro, quindi lui vede bene solo i Grifondoro, gli altri li tratta abbastanza un po' di merda. Un po' alla Piton con i Serpeverde. Beh, però io in pozioni non andavo male, in teoria. I suoi standard erano però molto molto alti, quindi o facevi le cose perfette o ti diceva guarda qui manca un petalo di margherita, meno 5 punti a Corvo Nero. Però non penso che mi odiasse. Professore di matematica. No, odio, non, lui, non ho, cioè, lui no. Mal sopporta tutte le altre case che non siano Grifondoro. Comunque, il babbano ha avuto una bella idea. Effettivamente potremmo provare, magari se ci alziamo ci riconosce, ma possiamo provare a distrarli e sgattaiolare la sala del professore di pozioni. Mi ricordo ancora dove sta. No, ma dimmi di più sul tuo piano per distrarre tutti quanti. Una magia fumogena, un bombarda su una statua così per passare inosservati. Io tecnicamente, sì? Tecnicamente ho studiato ad Hogwarts. Tutti voi avete studiato ad Hogwarts. Master, non l'abbiamo pattuita prima questa cosa, però... Già mi fa paura questa cosa. Paura. Vai. No, magari... Ma malandrino. No, non so, ma per Mardino, che cazzo... Anche perché l'hanno creata i quattro di... Sì. Io avrei un suggerimento, però famoso codalisce. È un bel suggerimento. No, un altro suggerimento. No, io magari potrei aver fatto amicizia con qualche fantasma? Potrei conoscere qualche... Beh, allora, tu conosci, il tu conosci il fantasma della tua casa, quello sicuro che è il frate Grasso. Allora, si può dire, un personale Twitch mi dissocio. Okay. Si può dire, perché ogni casa di Hogwarts ha il suo fantasma. Okay. Quindi tu avevi il frate Grasso. Dove vedo il frate Grasso? No, perché di base i fantasmi non stanno in sala grande quando gli altri mangiano perché gli gira il cazzo che loro non possono mangiare. Sì, sono pochi quelli. Soprattutto il frate Grasso che... Se faccio accio frate Grasso. Non funziona l'accio sui fantasmi. È di Grifondoro che si fa vedere ogni tanto, ma raro anche lui. Mentre state pensando, ovviamente, Robert si guarda in giro, eccetera. Allora, la roba che stai mangiando ha dei sapori strani. Ma buoni. Ma veramente buoni. E allora sai cosa faccio? Ah, c'è un cucchiaio. Ah, certo, ci sono le posate. Prendo un cucchino e lo voglio offrire a Francis. Che non c'è.
Come non c'è? No, Francis è rimasto in appartamento. Francis è rimasto. No, Francis è rimasto nella vostra stanza a curare il tuo equipaggiamento, ti ricordo. È vero. Guardava dalla finestra il tafferuglio. No, perché non siete mai tornati al. Miro fuori dalla finestra, faccio Francis. Ma non funziona. Sì. Rispetto proprio perché non ho ben capito la nostra disposizione spaziale. Cioè, noi abbiamo un tavolino a parte, tipo quello dei bambini versus gli adulti. Sì. Praticamente, questa è la sala grande. Con i quattro. Ok, questa è la sala grande. Tavolo. Allora, qui in fondo c'è il tavolo dei professori. Sì. Ok, Menelchi col preside stanno parlando qua. Sì. Ci sono le quattro tavoli delle case. Voi avete un tavolino in fondo, lontano da tutto, perché non è che potete sedervi con gli studenti. Ma che cosa è successo? Cioè, è arrivato l'elfo domestico e ci ha aperto un tavolino? No, quando vi ha portato dentro il custode, vi ha fatto sedere a questo tavolino, che c'era già un po' imbandito, perché era ora di pranzo e vi hanno dato via. Ah, ok. Non ci hanno visto. No, non ci hanno visto. Allora, vi ha visto un custode che vi ha portato lì. Possiamo sgattaiolare e provare ad andare verso l'aula di pozioni. Ma vogliamo davvero farlo? Voi avete un appuntamento sia con il preside che con il professore di pozioni. Vi ha detto semplicemente aspettate che il preside si libera dopo il pranzo. E allora, raga, ma andiamo e aspettiamo. Ma che cazzo stiamo a fare problemi? Anzi, in gioco? No, è la voce. Io uso la voce apposta per far capire. È la sua voce pensiero. Ah, esatto. Okay, sì. Alla JD di Scraps, no? Adesso. Oh, mi sta uscendo la bacchetta, scusate. Ma su Twitch non so se... Magica. Peggio, mi sa. Secondo me ci stiamo facendo soltanto troppi problemi, non ci ha ancora visti. Mangiamo. Ma non vogliamo sapere per quale motivo sta parlando col preside? Sì, ma come facciamo a saperlo? No, io mi metterei anche in mezzo alla sala grande a fare un bel balletto così. Ci siamo, visto che siamo tranquilli. Che ne dici, eh? No, io... È una cosa tipica? No, non è una cosa tipica. No, Kenny. Non farti fuorviare. Allora, io in questo momento... Penso che dobbiamo un momento concentrarci sul capire se vogliamo parlare prima con il professore di pozioni, prima con il preside, entrambi insieme, se cosa vogliamo sapere da loro e poi decidere il da farsi. O rimaniamo qui e ci confondiamo con gli studenti che escono dalla sala grande e poi vediamo che cosa fare. Kenny, mi fai un tiro di mente? Ho paura. No, così dove mente di 12. È sempre quello che mi manca, non ce l'ho di 12. Ho capito, allora non ti faccio più tirare mente perché non hai il dado. No, è che tutte le volte è sempre. Amici di Intel, mandateci tanti set di dadi. No, solo di 12 mi serve. Sì, mandateci dei set. Bellissimi con gli unicorni. 8. Ok. Mentre loro parlano, tu non stai capendo minimamente che cosa voglia dire. Sala grande, quello, quell'altro. No, li sto a malapena. Stai mangiando e ti accorgi che, perché tu stai guardando comunque la sala, sì, e vedi il preside che parla col tizio, sì, e vedi che a un certo punto si stringono la mano, si salutano e... Menelkir prende ed esce da una porticina che c'è vicino al tavolo dei professori. Ed quindi esce dalla parte più lontana. Sì. E il preside si rigira e guarda la sala grande. Ehi, oh, è andato via. Il papà non ha ragione. Chi è andato via? Melchiorre. Ma vogliamo fare delle domande al preside? Adesso? Perché anche se magari quello col Menelkir potrebbe essere stato un disguido, in ogni caso lui ci ha mandato delle persone poco raccomandabili, quindi... Ma non è stato un disguido. Ormai la situazione per me è abbastanza chiara. Beh... E che facciamo? Davanti a tutti ci facciamo tutta la sala grande, la percorriamo e andiamo a parlare con il preside davanti a tutti gli studenti dando spettacolo? Molto scenografico. Perché dovremmo dare spettacolo? Andiamo e camminiamo, tranquilli. Ci sono spesso ospiti a Hogwarts, non sarà un problema se... Siamo ancora ricercati, i ragazzi non è che ci vedono e pensano, oh mio Dio, questi hanno attaccato... Non penseranno, oh mio Dio, c'è il ministero, sta percorrendo la sala grande andando a parlare con il nostro preside, con fare... Ma sono tutti molto presi dal cibo. Ma sì, ragazzi, all'ora di pranzo non fanno caso chi c'è. A me basterà fare comunque l'ala di fianco. Infatti. Senza andare al centro. Ma voi siete stati? C'è anche possibilità di passare al lato dei tavoli, non in mezzo, capito? Infatti, cioè, c'è la possibilità, adesso... Non so che giovani maghi siete stati voi, ma io quando ero a Hogwarts notavo tutto. Dall'ombra, ma notavo tutto. Ci avrei scommesso. Io non alzavo mai il naso dai miei libri, quindi magari ci sono altri studenti così. Io non sono mai entrato in vita mia in questo posto. Dio, questo succo di zucca non mi mancava per niente. Tu non preoccuparti, segui noi e vedrai che andrà tutto bene.
Io mi avvio. Lateralmente. 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 Ok. Passate di fianco al tavolo di Tasso Rosso, che è quello più vicino al camino. Passate di fianco. Vedete che qualcuno si gira per guardarvi, no? Però non è che... Magari no. Vediamo anche qualcuno degli studenti che avevamo visto nella locanda ad oggi. No, quelli non sono più studenti. Ah, quelli erano. Quelli sono, già che sono già usciti, sono di una squadra di Quidditch di Hogsmeade. E passate e vi avvicinate al tavolo dei professori. Al tavolo dei professori vedete che c'è il preside lì che sta facendo avanti e indietro guardando la sala grande, controllando, e vedete altri due o tre professori seduti al tavolo che stanno mangiando. Artemis e Robin, riconoscete la professoressa di trasfigurazione e il professore di volo. E poi altri professori che non riconoscete, perché comunque si vede che sono un po' più giovani, quindi probabilmente sono stati cambiati, anche perché da quando voi andavate ad Hogwarts mentre i professori c'erano 147 anni, quindi un po' sono sicuramente cambiati. Io mi avvicino allora alla professoressa di trasfigurazione, Sally. Ok. Ok, Mrs. No, soltanto questione master. Rapporti... Sì, sono io il master. Sì, dottor master, esimio. Ma che rapporto avevamo con questa professoressa di trasfigurazione? Buono? Lo dovete dire voi, perché io non lo so. Non mi posso trovare rapporto... Ah, aspetta, tiro un dado, bravo. Possiamo sceglierlo. Robin, buono. Pessimo, Artemis. Beh, ci sta, trasfigurazione. Sì. Lei ho tirato 18, per Sara ho tirato 2, quindi... Beh, mi sembra logico, 18 però nel senso... 10. No, sono di 20. Ormai ci sono abituata a questa campagna, Mitil. Però ci sta, perché trasfigurazione appunto è una scienza esatta, quindi io so la teoria, ma la pratica. Ci sta, ha senso. Ok, quindi mi avvicino alla prof... Sprof... La professoressa Rowan. Rowan, ok. Professoressa Rowan, che bello rivederla. Direi che tira sulla faccia dal piatto, sì. Fa, starei mangiando, sono in pausa. Se avete bisogno di parlare con me, prendete un appuntamento. Io adesso sto mangiando, non mi sembra il caso di disturbarmi. Cioè, sarete anche usciti da Hogwarts da poco, ma le regole proprio non ce le ricordiamo. No, 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 beh, no, volevamo solo passare. Grazie, a fare... arrivederci. E ricomincia a mangiare. Mi fa un po' pena. Capito, stava mangiando, sta povera crista. Capito perché i professori più delle volte mangiano nei loro studi, di base, si fanno portare da mangiare lì. Allora do una gomitata a Robin. Robin. Io decido in maniera molto... autoritario. Sì, però con dolcezza, ecco, di prendere sotto braccio Artemis... e di dirle, vieni, insomma, non è il momento, mettiamoci un po' più in disparte e aspettiamo, diciamo, qui vicino a loro che stanno mangiando il momento in cui si alza, tanto quanto mangeranno ancora. Sì, voglio dire. Aspettiamo un attimo. Non è che si riempiono come delle damigiane, cioè a un certo punto smettono di mangiare, cioè vedete che effettivamente sui tavoli sono stati sparecchiate tutte le pietanze, adesso ci sono i dolci, quindi... Ecco, cioè me la porto, diciamo, a limitare laterale di uno dei due lati del tavolo dei professori, dicendole, aspettiamo qui, forse è meglio non insistere in questo momento. Sì, forse è il caso che ci parli tu. Una volta le ho trasformato il suo barboncino in un trenino di legno, quindi non mi prende molto in simpatia. Non so, magari tu potresti provare a parlarle? Forse è meglio che tu vada dall'altro lato della sala grande, allora. Per quando ci parlerò, eh? Manterrò un basso profilo. Ma... Molto basso. Sì. È tornato peloso? Non proprio. Diciamo che sì, però continuava a sputare trucioli di legno. Però comunque sì, parlaci tu. Questa è una cosa gravissima. Povero cane, scusate. Io ho degli appunti, ma questo non ne ho traccia, però... Mentre siete lì che parlate effettivamente in mezzo alla sala grande, perché il tavolo del professore è la cosa più visibile della sala grande, vi si avvicina al preside. Com'è sto preside? Il preside è un uomo sulla sessantina, ha una lunga cicatrice che gli parte da qua, è come se fosse una bruciatura che gli parte praticamente dalla tempia, vedete che scende fino sotto il collo, ma non sapete se finisce al collo, probabilmente prosegue. Bella spessa,
ha praticamente una classica tunica da mago, cioè, quindi ha questa tunicona aperta lunga, sotto vedete che ha comunque un'altra, ha una specie di camicia un po' più in stile medievale, medievaleggiante. Grazie. E bianca, stranamente bianca, e sotto dei pantaloni molto normali con degli stivali. È brizzolato. Comincia ad andare in stempia e ha una bella barba comunque. Però vedete appunto che la cicatrice parte da qua, la vedete scomparire sotto la barba e la vedete ricomparire sotto il collo. Quello che Robin e Artemis sanno è che il preside di Hogwarts è diventato preside dopo aver lavorato tantissimo per la Gringot, perché lui era uno spezza incantesimi. Quindi gli spezza incantesimi della Gringot sono dei maghi specializzati nello spezzare incantesimi o maledizioni che di solito proteggono i tesori, o che magari qualche mago fa appunto nella Gringot per autoproteggersi, che ne so, la camera blindata. E quindi comunque loro sono degli ottimi maghi, molto, diciamo che a livello magico gli spezza incantesimi sono quasi a livello degli Auror. Solo che gli Auror magari in alcuni hanno le varie branche, lo spezza incantesimi è molto su quello fa lui, cioè di base spezza incantesimi e maledizioni, quindi sono dei maghi abbastanza potenti. Dunque Robin è particolarmente spazientita e nervosa dal fatto di essere palesemente lì davanti a tutti, infatti aveva mostrato rimostranze sull'andare, passare in mezzo alla sala grande, insomma l'avete notato. E però quando vede avvicinarsi il preside, insomma fa, cioè si... testa alta, petto in fuori, e vi capeggia, cioè va verso il preside senza aspettare che lui si avvicini e arrivi. E gli va incontro, tono di voce normale, calmo ma autoritario, amichevole. Preside, ci deve scusare per questo disturbo, io sono costernata, non ci saremmo di certo presentati qui se non fosse stata un qualcosa di urgente. No, ma il preside... giusto per lore, si chiama Marcus Fletcher, ok? E viene da Cabot Cove. Ma dai! Dall'America? No, c'è una Cabot Cove anche vicino a Bristol. E, okay. C'è pochissima gente, tra l'altro, non si sa come mai. No, e, lui ti guarda, fa... Ah, signorina Blanche. No, ma ero stato avvisato dal professor Flamel che appunto sareste arrivati. Mi aspettavo un pochino più di discrezione, vi è stato fornito un tavolo, vi è stato fornito un pranzo, venire direttamente qua davanti a tutti gli studenti, infastidire la professoressa Rowan durante il suo pasto, voi sapete come la... E qui abbassa la voce, fa, lo sapete come la professoressa Rowan, cioè è un po' come il Cavaliere Nero. Io ho le braccia dietro no, il corpo e sto dondolando tipo sulle scarpe. Io continuo a essere... Vedo la situazione, mi presento al preside, faccio... Sì, lui, effettivamente voi non vi conoscete, perché... Lascio spazio, insomma, visto che ero avanti. John Cripple, piacere. Ah, è un piacere, signor Cripple. Mi ha parlato di lei il professor Flamel. Mi ha dato la mano? Sì, ti dà la mano. Ok. Ah, mi ha parlato di lei il professor Flamel. So che si occupa di creature fantastiche. Sì, infatti, appunto per questo non passo molto tempo con gli altri maghi. Oh, beh. Si sta molto meglio con gli animali, è vero, e su questo non ci piove. Si dimenticano le buone maniere, ho insistito io effettivamente a venire qui. So che volete parlare anche col professor Torrens, giusto? Sì, è andato a fare una piccola commissione ad Hogsmeade e dovrebbe arrivare tra un quarto d'ora, 20 minuti. Ha detto che stava via giusto per il pranzo. Poi ad Hogsmeade? So che ha la prossima lezione intorno alle 4 di pomeriggio, quindi avete tutto il tempo tranquillamente di parlare. Vi ricordate dov'è l'aula di pozioni, sì? Certo. Non l'abbiamo spostata, guardando John e sorridendo un po', cioè in modo non in modo da pigliarti per il culo, ma in modo per dire, lo so che sei stato da guardare tanto tempo fa, però fa tipo la battutina, capito? Sì, sì, sì. Sempre lì. Ma non l'abbiamo spostata, cioè è rimasta lì. Mi risponde in maniera molto cordiale, però quasi a pregarlo di assecondarmi. Beh, potrebbe essere piacevole magari se... Ci accompagna lei, se può accompagnarci lei. Oh no, sapete benissimo andare in giro per il castello, però se avete delle cose da chiedermi, se volete ci spostiamo nel mio studio. Non piace parlare davanti agli studenti con... E indica più che altro la spilla di Robin, fa con rappresentanti del ministero, davanti agli studenti non è cosa gradita. Mi giro verso il dottor Josh.
Josh. John. Si chiama John da quattro sessioni lui. Sì, sì. Però no, carino Josh, effettivamente. No, ormai ti chiami John, non è che puoi cambiare. Verso John e gli dico tra i denti. Mistero. In realtà lui ha indicato la spilla proprio che c'hai qua sul petto, quindi sì, non è... prima di arrivare gli ho detto, ce l'ho scritto in fronte, capito, che sono il ministero, quindi... Quindi se volete seguirmi vi porto nel mio studio e lì possiamo parlare. Non ci siamo presentati, lei è? Si rivolge ovviamente verso Kenny. Robin Sbianca. Sono... È un mio cugino. Suo cugino. Sì. Suo parente alla lontana. Ho cercato lo sguardo per capire se Robin mi potevo dire il mio nome o il suo nome. Piacere, piacere. Sì, e ti stringe la mano. Salve, salve. Ma lei non ha studiato qui, ha studiato a Bubaton, immagino. Magari racconteremo la storia di mio cugino, che è intricata e particolare, più avanti, insomma, sì, quando decideremo di chiacchierare. Giusto, appunto, siamo davanti agli studenti. No, vabbè, ma mi fa sempre piacere poi conoscere studenti di altre scuole. Bene, bene, mi fa piacere. Se volete poi parleremo tranquillamente francese, non è assolutamente un problema, è una lingua magnifica, che io adoro. Bene, seguitemi. Direi di no. E vedete che lui, al contrario di voi che camminavate rasenti, lui passa un po' dritto in mezzo alla sala grande. Gli studenti di base, quando passa il preside, li vedete sempre molte volte che sono un po'... Lui deve essere un preside molto ben voluto, perché vedi che gli studenti, alcuni lo salutano con la mano, ma anche studenti grandi del settimo anno, studenti del primo anno che lo salutano. Quindi lui che magari dice come va allora, come va la trasfigurazione... Non cammina veloce, si fa questa passeggiata con voi dietro. Un preside friendly. Sì, 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 magari si ferma da uno, fa allora come va trasfigurazione? Bene, devi recuperare un po', Ed esce dalla sala grande. Diciamo, praticamente seguiamo triangolarmente. Come volete, cioè non è che... A cuneo. Vabbè, come cuneo volete, a isotopo. E, praticamente lui, vabbè. Allora, di base, Artemis si ricorda molto meglio di Hogwarts. Robin si ricorda bene, John, tu ti ricordi in generale. Non è che ti ricordi esattamente dove sono tutte le scale, i quadri. Cioè, sono quando... gli anni migliori della mia vita, sì, non ricorderò. Però cioè, non è che hai questo ricordo, wow, capito, mi ricordo tutto. Allora io ve lo dico, ogni tot Kenny un pochino si perde nel guardare le cose, quindi dovete recuperarlo. Più che altro la cosa che ti lascia abbastanza stranito sono le persone nei quadri che si muovono. Quella è una cosa che mi lascia un po' brutto. Le armature che quando passate vi salutano con la manina. Quello mi sembra simpatico. E anche anche qualche statua, che tipo c'è una piccola statua di un drago a un certo punto su una scalinata che sbuffa fumo dal naso. Vabbè, quello sarà un meccanismo. Certo. Io ti tiro per il braccio ogni tanto, ecco, cioè quando ti vedo che ti incanti, sono lì che ti faccio... Dopo un bel po' di scalinate, perché come sapete l'ufficio del preside è in una delle due torri più alte di Hogwarts, in una c'è la casa di Corvo Nero, nell'altra c'è appunto l'ufficio del preside, arrivate davanti a questa statua a forma di fenice, un uccello. Per voi che lo sapete, è una gigantuesca. Ok, vabbè. Io comunque, essendo professore di mitologie nella ricerca di quello che trovo, comunque. Ok, allora anche tu sai che è una fenice. Pensavi fossero diverse, ma pensi che sia una fenice. Lui, ovviamente, vi fa segno di attendere. Lo sentite andare vicino alla statua. Probabilmente sta dicendo la parola d'ordine per. E vedete, appunto, questa scala a chiocciola che sale insieme alla fenice. È una scala mobile, che nessuno di voi, giustamente, lo sa, perché voi siete maghi, quindi tu non. Una scala che si muove da sola, però. Un po' di. Porta un attimo l'equilibrio. Vi fa segno di seguirlo, salite, lui vi apre la porta dello studio e lui con un gesto tranquillo con la bacchetta vedete che appunto appaiono tre sedie davanti alla scrivania del preside, un tavolino con il tè, dei pasticcini e... Quattro sedie, siete in quattro. Infatti volevo quattro sedie. Quattro sedie e questo tavolino appunto con il tè, biscotti. Lui vi dice, bene, accomodatevi, servitevi. Studio del preside è bello, sempre bello lo studio del preside. John, tu non l'avevi mai visto, perché nei tuoi anni a Hogwarts nessuno ti aveva mai mandato al preside, perché comunque eri bravo, quindi non avevi mai visto lo studio del preside. Robin, tu forse un paio di volte eri stata convocata, ma per robe di merito, non di demerito. Stessa cosa vale per Artemis. Lo studio è bello, luminoso, ci sono un sacco di teche con vari oggetti che per Kenny sono... Vabbè, ma che problemi hanno a costruire le cose qua? Non c'è una roba che fisicamente può funzionare, cioè, sono delle robe stranissime, tanti libri, tanti libri e appunto la scrivania è abbastanza in disordine, ci sono fogli di pergamena, inchiostro, vedete che c'è una penna autoscrivente che si sta a fare fatti suoi in un angolo della scrivania.
E una cosa che riconosce soprattutto John è un avversa specchio dietro la scrivania del preside. Per chi non sa che cos'è un avversa specchio, l'avversa specchio è un, viene chiamato detector oscuro, quindi è una cosa che si usa per la difesa contro le arti oscure. È uno specchio che si dice che nel momento che chi lo guarda vede il bianco degli occhi di queste ombre che passano, vuol dire che è in pericolo, che qualcuno sta probabilmente cercando di ucciderlo. Fa un po' strano vedere un avversa specchio nell'ufficio del preside, perché chi studia queste cose sa che è un po' una cazzata, un po' come il fatto di se verso il sale per terra 7 anni sì, di sfiga, no? Cioè rompo uno specchio 7 anni di sfiga. È un po' da sfigati l'avversa specchio, però magari lui si sente al sicuro con questa cosa. È più superstizione che altro? No, è più, di solito chi usa gli avversa specchio sono quelli che c'hanno, boh, sai, c'hanno le paranoie. Ok. Però chi sa, chi studia bene la magia, chi studia le difese contro le arti oscure, sa che è una mezza ciofeca. Ok. Cioè è un po' come la ricordella. Cioè, la ricordella ti dice che ti devi ricordare qualcosa, ma non ti dice ma cosa. Non sai cosa, esatto. Però lo specchio comunque... Lo specchio è... Specchio. Per no. Me, no. È uno specchio, ha questa cornice d'oro, e tu vedi che lo specchio è come se fosse opaco, e ogni tanto vedi come se passassero delle figure sfocate dentro lo specchio. Però hai visto dei quadri che si muovono, questa cosa. No, infatti non lo osservo, ma mi fermo lì. Esatto. E vi fa accomodare e vi offre il tè, i biscotti. A me viene cordialmente proprio da chiedere al preside: ma signor preside, come mai un avversa specchio? Si sente poco sicuro ad Hogwarts? Ah no, era qui dal mio vecchio predecessore e, ha fatto un, diciamo che poi durante alcuni miei esperimenti ho fatto degli errori con degli incantesimi. Lo vedete che ha dei cardini, quindi lo sposta, lo fa girare su se stesso e vedete che dietro c'è tipo un arazzo tutto bruciato nel centro. E ogni tanto capita che non si riesce a rimettere a posto le cose neanche con gli incantesimi, e quindi l'ho lasciato qui, almeno non si vede che ho sbagliato. Robin è rimasta indietro ed è assorta, è rimasta in piedi indietro, assorta a guardare alcuni dettagli dello studio, insomma, come veramente se fosse persa fra i ricordi, neanche fosse Kenny. E quindi è un attimo, lo sta proprio ascoltando, cioè è proprio melanconica. Io mi accorgo e mi giro. Vieni, vieni, siediti. Come? Vieni, siediti qua con noi. Ah, sì, eccomi. Grazie, grazie Artemis. E mi avvicino, mi siedo. Le do un'occhiata, cioè le rivolgo uno sguardo strano, come dire, perché comunque le abbiamo lavorato tanto insieme, quindi capisco che c'è qualcosa che non va, anche se non so cosa. E Artemis si annota mentalmente di chiederglielo dopo. Il preside guarda Kenny e fa: allora, quindi questa Bubaton, me ne hanno parlato in realtà tutti molto bene, ho avuto uno studente che si è trasferito da Bubaton qui ad Hogwarts, ma la preparazione preside, mi sembra un po'... lui non ha frequentato Bubaton. Non ha frequentato Bubaton? Allora dove è andato? Perché qui ha studiato a casa. Ah, capisco che ogni tanto si studia a casa. Esatta, sì. Faccio cenno al preside, giusto per fargli capire. Signor Scotti? Ah, ma no, perché ti ho visto fa così. Insomma. È un mago, no. È un mago, no. Porca troia, è un mago, no. No, io lo dico così. È un mago, no. Mi dispiace. Però mi fa piacere che lei continui comunque a frequentare il nostro mondo e non si sia, come tanti mago, no, relegato nel mondo dei babbani. Mi fa molto piacere, fantastico. Sì. Vedete che qui abbassa la voce come se qualcuno l'ascoltasse e fa... Babbani hanno di quelle idee ogni tanto che neanche con la magia riusciamo ad avere. Sinceramente, io alcune cose le ho molto apprezzate negli anni, molto apprezzate. Ci sono ancora molti detrattori dei babbani o dei nati babbani. Speriamo che le cose migliorino negli anni. Era un peccato, 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 è un peccato. Cioè, se non fosse per i babbani non avremmo gli orologi. Signor Presidente. Sì, sì. Sì, scusate. Avremo delle faccende molto importanti di cui parlarle. Oh, certo, ma intanto servitevi del tè, mangiate dei pasticcini, è tutto qua per voi, ci mancherebbe. Mi bevo del tè. Robin, se vuoi... Io non tocco cibo, non tocco niente, anche perché Robin sta pensando seriamente se dire o meno al preside la verità su Kenny oppure no, nel senso che a questo punto si sta interrogando anche sul fatto se abbia senso mentire e
come dire, bruciarsi un potenziale alleato, oppure no, però questo non lo potete sapere. No. Però io vi vedo dubbiosi. Preside, per caso ha sentito dei disordini nella zona di Hogsmeade, fuori Hogsmeade? È terribile, è stato veramente terribile, infatti non possiamo neanche più far uscire i ragazzi dalla scuola. È pericoloso, sì. Assolutamente, non... cioè, prima i ragazzi potevano andare e venire da Hogsmeade come volevano, non c'è assolutamente problema, ma anche allontanarsi anche di più. Però adesso con tutte queste cose che sono successe, purtroppo non è per l'incolumità dei ragazzi, non li facciamo più uscire da scuola. Certo, avete messo un coprifuoco, immagino. No, coprifuoco no, in realtà no. Come sempre, loro dopo cena devono tornare nelle loro case, quello è ovvio, ma già anche ogni tanto non li facciamo allontanare più là del campo da Quidditch, anche se comunque rimangono nel parco della scuola, perché... soprattutto non li facciamo avvicinare neanche troppo al lago. È una situazione un po' brutta e i ragazzi comunque ne risentono tanto. Fortunatamente almeno il campionato di 15 li tiene allegri. Ma avete qualche studente che purtroppo è un lupo mannaro? Oh, beh, questo io non glielo so dire. C'è un qualcosa per sapere se uno studente è un lupo mannaro? Non abbiamo mai avuto problemi con lupi mannari, quindi immagino che nessuno dei miei studenti sia un lupo mannaro. Ma perché questa domanda? Ah, perché sapevamo che il ministero... Io invento una balla. Sapevamo che il ministero era alla ricerca di alcuni lupi mannari. Abbiamo visto che prima c'era un altro membro del ministero, Melchior. Tanto che mi dici questa cosa, fammi un tiro su simpatia. Cazzolo. Simpatia serve apposta per inventarsi, sì, le balle. È tipo carisma. Posso parlare mentre lui... Fai finito un sacco di punti. Sì, infatti ho tirato ma mi sono dimenticato. Okay. Vabbè, usali. Cioè, avrei voluto usarli. Tanto se non li usi oggi non li usi più, poi abbiamo finito. Lo ritiro per onestà. Ho fatto un buon numero, ma... Quindi quanti segnalini usi? Esattamente, ne uso tre. Ok. Ne uso tre. E ho fatto... 3 più 4, 7. La prima volta ho fatto 3, quindi 3, 3, 6. 3, vabbè, 3 più 4, 7. Hai fatto 4 adesso? Adesso ho fatto 4. 3 più 4, 7. Il primo tiro era 3. Vedi che lui ti ascolta comunque interessato e in realtà sta annuendo, quindi è come se ti stesse dando effettivamente ragione. Cioè. Sì, effettivamente la possibilità di un lupo mannaro è abbastanza tangibile. Ne ho parlato anche col professor Flamel. Ed effettivamente è abbastanza tangibile la possibilità di lupo mannaro, più che altro per come sono stati ritrovati i corpi dei ragazzi che sono spariti, delle persone che sono sparite. Lei li ha visti? No, fortunatamente no, ma il professor Flamel viene spesso a Hogwarts a bersi un tè con me, ne parliamo. E stava discutendo a proposito di questo con il signor Chiorre. Menelkir, volevo dire. No? Come conoscete il professor Menelkir? Ecco, lei sicuramente saprà, visto che è in contatto con il professor Flamel in maniera molto stretta, che io e Artemis siamo state incaricate dal ministero di portare avanti questo caso, di chiudere, cercare di chiudere questo caso, e John ci sta aiutando. Sì, una semplice... Avete risposto alla mia domanda? Come conoscete il professor Menelkir? Esatto. Non lo conosciamo, lo sappiamo, lo conosciamo di fama. Ma sì, no, è una... Lavorando per il ministero. Ma non proprio, diciamo che è una semplice indagine alla nostra sui lupi mannari appunto fuori Hogsmeade per controllare che la sicurezza della zona sia ok. E abbiamo conosciuto il professore, il signor Menelkir. Professor Menelkir? Sì, il... È uno dei miei insegnanti qui a Hogwarts, è arrivato quest'anno. Quindi questo... non capisco come lo conosciate di fama, in quanto lui prima arriva in Tunisia, quindi non capisco come voi lo conosciate ma di fama. Ma infatti non di fama, si è confuso, abbia pazienza, è un pochino in là con gli anni. Semplicemente ci è capitato di incontrarlo ai Tre Manici di Scopa mentre indagavamo appunto sul nostro caso dei lupi mannari, tutto lì. A questo punto Robin prende la sua decisione. Non racconta la verità su Kenny, però inizia a introdurre il discorso Menelkir. La verità è che lo abbiamo incontrato in una situazione particolare. È capitato tra capo e collo durante il nostro percorso di scoperta in questo caso.
E si è approcciato a noi in maniera particolare e noi a lui. Secondo lei nutre uno specifico interesse verso i lupi mannari? Oh beh, è possibile, essendo lui il professore di cura delle creature magiche, è normale che abbia interesse per gli animali magici. Cura delle creature magiche? Oh sì, me l'hanno consigliato dal ministero. Me l'hanno consigliato dal ministero e l'ho assunto appunto quest'anno per la prima volta, perché il professor Roberts è andato in pensione, sapete. Poi dopo quel brutto morso di quell'avvicino non si è mai ripreso completamente. Dal ministero Ferguson, immagino lei lo conosca. Mio collega. Non personalmente, non frequento molto. Da quando ho smesso di lavorare per la Gringot non frequento molto il ministero. So che ci sono stati un po' di avvicendamenti ai piani alti del ministero, ma quello che ho letto sulla Gazzetta del Profeta non... Preside, mi scusi, da quanto tempo lavora qui il professor Menelchi? Dall'anno, da settembre. E noi da quanto tempo, cioè questo... Da quant'è che bene o male abbiamo notato appunto le tracce, siamo stati mandati a indagare? Ma allora, il ministero ha cominciato a mandare delle ricerche, cioè ha fatto partire le ricerche dalle prime due sparizioni, perché se sparisce uno è sparito. Certo. Ma se ne trovi due a pezzi è un altro discorso. Esatto. Era più o meno dicembre, periodo Natale. Ok, quindi qualche mese dopo. Sì, tre mesi dopo più okay. o meno. Quindi ecco, questa cosa che lui è entrato a settembre suona una campanella. Ci guardiamo, credo, mm-hmm. e vado avanti dicendo, sa, non abbiamo evidenze, ma è curioso che questo Menelkir arrivi per questa cattedra di cura delle creature magiche, ci siano lupi mannari, sparizioni, casi, noi lo incontriamo a Hogsmeade in circostanze in circostanze sospette. Che circostanze sospette? Ora, si metta nella mia posizione. Non so in questo momento chi sia un amico e chi sia un nemico. Neanche al ministero. Diciamo che a livello politico io me ne sono distaccato dopo che sono uscito dalla Gringot, non mi piaceva molto la piega che stava prendendo il ministero. Stiamo soprattutto tutte queste leggi anti-babbani, non mi piacciono ed è per quello che io non ho più voluto sapere niente di politica e me ne sono andato anche dalla Gringot. Presidente, non stiamo parlando di politica, stiamo parlando di qualcosa di più oscuro. Lei si fida di Menelkir? No. Io di tutti i miei insegnanti, finché i miei studenti sono al sicuro ed imparano quello che devono imparare, nessuno degli studenti si viene a lamentare o qualcun altro professore si viene a lamentare, non vedo perché non fidarmi. Robin cerca lo sguardo di John della serie io odimo o no io odimo. A quel punto dico, ci garantisce che questa conversazione rimarrà tra di noi? Oh beh, certo, ci mancherebbe. Soprattutto se sto parlando con dei rappresentanti del ministero, ci mancherebbe. Abbiamo visto il signor... Menelkir. In compagnia di un ragazzo che io conosco molto bene e che da parecchio tempo ormai è scomparso. La cosa ci ha insospettiti. Era ieri ad Hogsmeade, non so se le risulta... Ma è uno studente della mia scuola? No. No, io non mi vado a informare su che cosa fanno i miei professori fuori dalla scuola, sono liberi di fare quello che vogliono e andare dove vogliono. L'importante è che mi tengano le lezioni, non facciano tardi e tutto il resto. Con il fatto che, appunto, le recenti sparizioni hanno avuto a che vedere con ragazzi giovani... Appunto, lo abbiamo visto in compagnia di questo ragazzo. Diglielo. Cosa? Penso fortissimo cosa sta dicendo. Vuoi saperlo o no? Gioco in scatola della Sastra, mi raccomando, compratelo. Io non posso fare niente in questa conversazione, sono... Ma tu se vuoi... Beh, no, tu puoi picchiare il prestito. D'accordo. Tu ti va a picchiare il prestito. No. Volevo intervenire, ma ho detto meglio di no. Stanno già facendo okay. Benissimo anche loro. D'accordo.
il ragazzo in questione è un lupo mannaro. Oh, queste cose... In quanto esperto di creature magiche, avevo il dovere di tenerlo sott'occhio, di controllarlo. E non è finita qui. Questo è un problema, effettivamente. Se questo ragazzo può girovagare per Hogsmeade, potrebbe essere appunto il responsabile di quello che sta succedendo. Ma è strano che il ministero non l'abbia ancora catturato. Non è questo il problema, non è finita qui. Per una serie di ragioni siamo riusciti a parlare con l'elfo domestico di Menelkir Totti. Proprio lui. Conosce Totti? Diceva il professor Menelkir che Totti non ritorna da lui da almeno 4-5 ore, lo continua a chiamare, ma lui non torna, quindi se sapete dov'è sarebbe meglio, perché... Ha risposto a qualcuna delle nostre domande in maniera parecchio esaustiva. Abbiamo il forte sospetto che il signor Menelkir. Che fatica. No, è una citazione, è uno dei miei master preferiti, lasciatemi stare. Che abbiamo il forte sospetto che il signor Menelkir sia compromesso in questo caso. E è molto importante che lei non riferisca nulla di quanto le stiamo dicendo al signor. Beh, se voi avete dei sospetti fondati, avete delle prove a questo punto, perché voi del ministero potete tranquillamente andare a interrogarlo, credo sia nelle vostre possibilità. Io, come vi dico, non me ne intendo, più che altro. Il disguido. Già, i suoi studenti non le hanno mai detto nulla di strano su Menelkir? No, in realtà è molto apprezzato dagli studenti, è molto attento, riesce a procurare per le sue lezioni delle creature magiche interessanti. Intanto le va a recuperare nella foresta proibita e poi le rilascia, ma sinceramente è riuscito addirittura a convincere dei centauri ad unirsi a una sua lezione. Dei centauri? Delle magiche. Nemmeno io ci credevo, sono andato a assistere anch'io alla lezione, perché vedere un centauro dentro i confini di Hogwarts è incredibile. Questo andrebbe a confermare un po' quelle che sono le nostre piste. Abbiamo il forte sospetto che il signor Menelkir... Ci sei quasi, Simo, dai. Faccia parte di un contrabbando di creature magiche illegale, tra cui quello dei lupi mannari. Oddio! Queste sono accuse abbastanza forti. Se avete delle prove a sostegno, io vi darò tutto il mio sostegno al ministero, ma... Stiamo seguendo una pista, tutti gli indizi ci portano... Gli indizi e i testimoni, tra cui Totti, ma... Beh, ma sapete com'è, gli elfi domestici non sono attendibili, e questo lo so anch'io, gli elfi domestici non possono essere usati nei processi. E questo è il problema, ma non possiamo interrogare direttamente Menelkir, perché abbiamo avuto dei disguidi con lui. Se questi disguidi vi posso magari aiutare a risolverli in qualche modo, perché... Beh, se volesse fare da intermediario, diciamo che in maniera molto sospetta si è avvicinato a Artemis e a mio cugino, ai tre manici di scopa, dando loro una specie di appuntamento per verificare dei documenti in merito a un caso che non esistono. Si è finto un mandante del ministero. Si è finto un Auror. Sì. Sembra strano, se avete prove di quello che dite, io sono ben lieto. Ha un pensatoio? No, non si usano. Cioè, sono robe nuove che non mi piacciono, queste cose di... Non saprei come altro fare. Non voglio ricordare metà delle cose che ho fatto nella vita, figuriamoci mettere da qualche parte dove potrei rivederle. Non saprei come altro farle vedere i nostri ricordi. Sono l'unica prova che abbiamo. Esiste un incantesimo che permette un po' tipo bula bula di Han per far vedere... No, l'unica cosa è, dovrebbe essere, che ne so, tipo il preside, che è un legilimens e quindi potrebbe leggervi la mente, ma il preside non lo è. O il Veritaserum, ma non credo che... Il preside voglia somministrarvi del Veritaserum, cioè. Beh, base, capite anche voi, comunque parlandoci, che non sono cose che riguardano prettamente Hogwarts, quindi a lui... No, infatti. Sì, vi può dare una mano se voi gli date le prove, ma... Si dissocia. Sì, perché di base non sono cose che riguardano il ministero, quindi meno il ministero entra ad Hogwarts, più lui è contento. Cioè, avere il ministero in giro per Hogwarts è una gran rottura di coglioni, detto proprio papale, cioè. Qualcuno degli altri insegnanti è molto vicino al professor Menelkir?
saprei dire. Non so se è legato con qualcuno più di altri, ma forse la professoressa di erbologia, ma in questo momento è in congedo, quindi non tornerà prima di un mese, quindi al momento siamo anche sguarniti della professoressa di erbologia, però non so. Cioè. Sa dirci in che rapporto è con il professor Torre? Non saprei dire. Diciamo che il professor Menelkir è uno di quei professori che per esempio mangia spesso in sala grande, cosa che tanti tipo il professor Torrens non, no. Non è tanto da sala grande, però è uno di quei pochi professori che effettivamente sia pranzo che cena lo si può vedere tranquillamente in sala grande. Robin, con aria parecchio grave, serissima, dice: preside, qualora Menelkir dovesse dimostrarsi effettivamente quello che ad oggi temiamo soltanto possa essere, prendiamo in considerazione solo per un momento che il peggio si verifichi. Ma non mi state spiegando di che cosa stai parlando? Continuate a parlarmi di peggio, ma nessuno mi ha spiegato nella fattispecie che cosa avrebbe fatto il professor Menelkir. Ipotizziamo che il professor Menelkir sia un potente mago oscuro. Lei sarebbe in grado di contrastarlo? Oh beh, per quello esiste il ministero, esistono gli Auror. Lei si sta domandando che cosa avrebbe fatto. Le abbiamo appena detto che delle piste ci hanno condotto a lui e pensiamo che possa far parte di questo spaccio di creature magiche. L'abbiamo visto in compagnia di un ragazzo che dovrebbe essere... E dove si terrebbe questo spaccio di creature magiche? A Nocturne Alley. Beh, il professor Menelkir non ha mai lasciato il castello o Hogsmeade, non si è mai allontanato, quindi... Ma lei sapeva che il professor Menelkir ha un negozio a Nocturne Alley? Beh, che cosa abbiano i miei professori di altri introiti non sono cose che mi riguardano e non viene scritto nelle lettere. Beh, dovrebbero. Luogo di provenienza di quelle creature magiche tanto particolari che... Beh, il più delle volte sono creature che comunque abitano nella foresta proibita, lui va solo a recuperarle. Qui ci sono molti indizi. Noi non mettiamo assolutamente in discussione il suo lavoro, preghiamo di fare la stessa cosa con noi. Se le diciamo che effettivamente ci sono dei forti sospetti nei confronti di Menelkir... No, ma assolutamente, io sto solo dicendo, io sono collaborativo col Ministero, non c'è problema, ma se io mi devo esporre io voglio vedere le prove di quello che state dicendo. Ha ragione, troveremo le prove e... Lei si dovrebbe informare un po' meglio sui suoi professori, mi perdoni. I miei professori mi vengono assegnati dal ministero, non sono io che li scelgo. Quindi forse è il ministero che si dovrebbe interessare a chi manda ad insegnare ad Hogwarts. E siamo d'accordo. Fare, effettivamente. Sono d'accordo con il preside. Robin si impone in questa conversazione per evitare che si accenda un conflitto, diciamo, all'interno dell'interazione e dice: è proprio questo il problema. Temiamo che il problema sia proprio il ministero e dobbiamo passare da Menelkir. Quindi quello che le stiamo chiedendo non è di esporsi, ma di guardarsi intorno, di essere più attento. Come vi dicevo, non mi ha dato problemi, non ho mai avuto problemi e quindi abbiamo avuto negli ultimi anni qualche professore che magari ha creato qualche problema ed è stato giustamente allontanato, ma finché un professore fa tutto quello che deve fare e tiene al sicuro i miei studenti durante le sue lezioni, che come ben sappiamo sono le lezioni più pericolose, insieme a trasfigurazione e a difesa contro le arti oscure, io sono tranquillo, non è mai successo nessun incidente, nemmeno quando ha portato dei ragazzini del terzo anno a vedere gli ippogrifi dentro la foresta proibita, quindi... Sgrana gli occhi un pochino Robin e dice: dentro la foresta proibita? Certo, ci sono delle aree adibite all'allevamento di animali dentro le aree più vicine della foresta proibita. Sono state istituite negli ultimi anni in modo tale che gli animali non venissero privati del loro habitat, soprattutto per farli studiare agli studenti. E anche perché gli snasi troppo vicini ad Hogwarts... Diciamo che abbiamo trovato nella foresta proibita un albero con molte cose appartenute agli studenti, portateli dagli snasi. Preside, mi perdoni, questi studenti sono ancora qui? O quali? Quelli che ha portato nella foresta proibita. Ha portato tutte le sue classi nella foresta proibita. Benissimo. E io mi guardo appunto con i miei colleghi, come dire, quindi sono, cioè, basta chiedere agli studenti. Preside, c'è modo di monitorare in qualche maniera gli spostamenti dei
professori o di chi andrebbe è attualmente ad Hogwarts? Assolutamente no. Io ho bisogno che loro siano qua quando fanno le lezioni, non posso chiedere loro dove vanno nel loro tempo libero. Però magari un collega del signor Menherkir, collega, potrebbe effettivamente darci qualche informazione in più. Abbiamo modo di parlare con il professor Torrance? Vedi che lui tira fuori un orologio proprio babbano a cipolla dal fa... Beh, dovrebbe essere tornato nel suo studio a quest'ora. Hai ancora la tua divisa? Non qui. Perché le dovrebbe servire la sua divisa di Hogwarts? Non state parlando sottovoce? No, non è okay. Beh, magari non le dispiacerà se proviamo a parlare direttamente con gli studenti, magari nelle sale comuni. Non potete interrogare i miei studenti, questo va contro le regole di Hogwarts. Il ministero non ha potere dentro Hogwarts, a meno che il preside e il ministro della magia non si accordino su questa cosa. Interrogare, su via. Fare una chiacchiera. Ma avete appena detto che volevate spacciare un auror per uno studente, questo va contro la legge. Stiamo un po' esagerando. Spacciare. Camuffare. Signor preside. Certo, senza nessun ordine diretto del ministero, senza nessun gufo del ministero. Siamo in attesa del gufo del ministero, lei ha ragione. Sa, ha lavorato anche lei in situazioni simili alla mia, quindi sa che a volte schiocco proprio le dita. Essere, infatti, una cosa un po' particolare, sono palesemente a disagio. Essere veloci nel pensare. Beh, io credo che il preside ci abbia detto sicuramente già tutto quello che sa e sicuramente, appunto, come ha detto, sarà collaborativo. Quindi io vi propongo di andare a discutere quello che abbiamo scoperto fuori. È stato molto gentile, comunque rinnoviamo un po' d'attenzione, soprattutto sul professor Menherkir. No, come dicevo, a quanto pare abbiamo scoperto essere un professore, quello che ci diceva di essere ieri. Non un auror, per certo. Può mandarci un patronus qualora... Se siete ancora nel castello, sì, ma fuori dal castello io posso mandarvi al massimo un gufo. Certo. E lo vedete che schiocca le dita e vedete apparire di fianco a lui un elfo domestico con una... vestito bene in realtà, è come se avesse una federa bella addosso, con il blasone di Hogwarts qui cucito sul petto, e vi guarda, fa: vi lascio in compagnia di Travis, che è un elfo domestico qui di Hogwarts. Travis, mi raccomando, accompagna i nostri ospiti fino dal professor Torrance e poi accompagnali fuori da Hogwarts quando hanno finito. Sì, signore, farò quello che viene richiesto a Travis. E vi guarda, fa: andiamo? Ciao Travis. Io adoro gli elfi domestici, quindi sono tipo... Salve, Travis. Vi accompagno dal professor Torrance. Grazie. Ci faccia strada. Grazie. Il preside vi dice: ma alla prossima, se avete ancora bisogno, sapete dove trovarvi, basta mandarmi un gufo e organizziamo un altro appuntamento. Grazie, faccio una specie di inchino. Mentre sto uscendo, io mi giro un secondo e verso il preside gli dico: i centauri erano senzienti? Erano in grado di intendere di volere? Ho parlato con gli studenti, quindi penso proprio di sì. Incredibile. E uscendo do un'occhiata al... Si vede lo specchio? Sì, è dietro le spalle del preside in questo momento. Esatto. Ci guardo dentro, proprio così al volo mentre esco. Niente, vedi appunto queste figure che si muovono, ma... Vedo niente di minaccioso, strano. Anche perché lo vedrebbe solo il preside in realtà. Certo, ok. Esco. Mentre che usciamo mi accosto a Kenny e gli faccio sottovoce all'orecchio: se la situazione si rimette male, se la situazione si rimette male, bevi quella cosa che ti ho dato. Con moderazione. Non mi sembra il momento, ma... Non adesso, ovviamente. Okay. Permetterà di difenderti, anche se non sai usare la magia. Lo vedi confuso, non capisce cosa stai dicendo. Capite? È continuamente confuso. Cazzo, sai, dai, poverino. Ma è così confuso da colpirsi. Allora, ho detto sputi fuoco prima. Uso cosa vuol dire? No, sì. È un'altra gioco. Allora, inserire bestemmia a caso. È ovvio che non capisco. Inserire bestemmia a caso. Poi il pubblico le esecuzioni quelle che vuole. E nel frattempo, Travis vi porta di nuovo alla scala, vi fa scendere e comincia
a farvi strada, però è molto cicerone. Io chiacchiero tanto con Travis. Guarda, allora, qui vedete, qui c'è questo quadro di Barnaba che ne frega un cazzo in realtà. Sta spiegando. Questa è l'armatura di bla 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 bla, quell'arazzo bla 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 bla. A Travis piace uscire ogni tanto dalle cucine bla bla bla, e vi porta alla fine sotterranea, dove appunto c'è l'aula di pozioni. Però lungo il tragitto, esatto, noi intanto l'avrei scambiata almeno sì con voi. Sì. Robin, due passi oltre, diciamo, la scala che si è chiusa dietro di noi, sì. E la sentite letteralmente dire, borbottando, cazzo, leggi di merda. Oh. Cioè, proprio questo. Borbottandros. Okay. Proprio dice, cazzo, leggi di merda. La signorina è molto sboccata. Cavolo, sarebbe così semplice chiedere agli studenti. Cioè, li ha portati nella foresta. Sì, ma non credo che gli studenti abbia fatto vedere dei lupi mannari. Più che altro dobbiamo sbrigarci a parlare con Torrens. Non ci possiamo fidare del ministero, figuriamoci di questo preside. La situazione è fuori di testa. Calcolate che adesso sono più o meno le due, eh? Mm-hmm. Ma pensate che sia una copertura quella del professore? Per raggiungere magari studenti e per poter contrabbandare meglio le creature? Temo di sì. Temo anch'io di sì, ma a questo punto non so più cosa pensare e soprattutto non so più di chi fidarmi. Anche perché senza prove, questa sarà sempre la nostra risposta. E se il ministero è contro di noi? Non so veramente dove mettere le mani. Che cosa facciamo con Fergus? Quella è cacca di troll pietrificata. Wow. Sta parlando praticamente solo con Kenny. Torrens volevo dire. Fergus infatti, non esiste. Cazzo è Fergus. Torrens. Ferguson è sempre il tizio quello del... Torrens. Torrens. Ma quindi cosa chiediamo adesso al professore di pozioni? Perché se effettivamente non aveva dei rapporti particolari con Menelkir... Ah, quando io frequentavo Hogwarts, alcuni professori di diverse materie si ben vedevano. Magari sarà più predisposto a darci informazioni. Può darsi. Però dobbiamo capire per quale motivo fa quei giri a Hogsmeade e si porta dietro quel ragazzino. Cioè, è evidente che lui c'entri qualcosa con la storia dei licantropi. E che io ho paura che sia tutto un grande disguido, però allo stesso tempo sappiamo che ha questo negozio e insomma Totti è stato abbastanza chiaro. Quella è la pentola d'oro di un leprecauno, ma l'oro non l'abbiamo mai trovato. Oh, che figata! Mm-hmm. È bellissima. Sì, non la puliamo mai. Posso pulirla io se volete? No, non adesso, grazie. Dobbiamo ragionare su una cosa. Ha senso presentarci tutti e tre insieme a mo' di interrogatorio? O vogliamo cercare di fare una cosa un po' più informale? L'ultima volta che ci siamo divisi non è finita bene, Robin, te lo ricordo. Vero, ma un conto è dividersi, un conto è aspettare fuori dalla porta. Non è comunque finita bene. Però forse ha ragione, magari si sentirà più a suo agio parlando con un solo membro. Magari potrei entrare e poi dopo presentarvi e farvi entrare poco dopo per non farla sembrare un'aggressione. Sì. Sì, potrebbe essere una buona idea. Alla fine è sempre 3-4 contro 1. D'accordo. Certo, io potrei insegnare nel frattempo le basi di Hogwarts. Tiro fuori la bacchetta. Io rimarrò vicino alla porta, qualsiasi evenienza. Ormai non possiamo fidarci di nessuno, magari è corrotto. Facciamo che comunque vada entro 10 minuti entrate. Beh, se ci metti 10 minuti... Beh, le opzioni sono due. Beh, sì, insomma, preoccupatevi per me. Ecco, non sappiamo un se... un po' prima di 10 minuti. Non sappiamo se è dalla nostra parte oppure no. Magari balbetta, non lo so. Cioè, magari è un po' più... È abbastanza severo il professore di pozioni, sì. Se volete... Magari balbetto io. Posso andare io. Ansia, non lo so. Ma aspetta. No. Sara, ma hai detto... Artemis. Te lo dico in character. Artemis, ma lo conosci? Certo, io sono uscita da poco da Hogwarts. Quindi insegnava già? Tu sì, era il mio professore. Dici qualcosa? È molto severo, è uno molto preciso e se non sei della casa di Grifondoro ti odia, quindi... Io sono Serpeverde. Sì, nessuno di noi... Ah, i Grifondoro puzzano. Dovete vedere quando andiamo a pulire la loro sala comune, che schifo. E sono anche dei bulli. Scusate, ma avete tipo scritto da qualche parte che siete Grifonfosso? No. Tasso Frasso. Adesso ti spiego. Mentre Robin entra, ti racconto tutto. Ma se non avete scritto
di che casata siete? I professori si ricordano tutto. Ma di me non si ricorda. Beh, appunto, quindi sa che non hai studiato qui. No. Non ti preoccupare. No, è una pessima idea, ci ho pensato anch'io, ma il mio cervello ha detto no. Io sto continuando a lanciarvi delle hint per riuscire a giocare un po', ma sono un po' devo essere diventata pazza. Effettivamente. È il problema del babbano. Vabbè. Ha voluto fare il babbano, sono cazzi tuoi. Avete sbagliato, l'ho dovuto mandare ad Hogwarts. Dovevate andarci ad Hogwarts. Io qua sono buono. Questa campagna. Ti insegno. Puoi imparare a smaterializzarti, Kenny. Non si può a Hogwarts. Lo sanno tutti, signorina. Solo noi elfi possiamo smaterializzare ad Hogwarts. Tutto bene, Francis. Vuoi dell'acqua? No, Francis, cioè, tutti Francis. Steve. Mi chiamo Travis, coglione. Fottuto mago no. Metti un cazzotto. Mio cugino Kenny, nel frattempo. So benissimo che non si può smaterializzare, ma almeno lo tiene impegnato. Ma la vostra amica che problemi ha? Io sono un uomo comunque. No, la vostra amica chiede a un elfo di insegnare a un mago. Io non ho amici. Ma Travis, dici un po', che cosa ne pensi del professor Menelkir? Ah, non lo so, io mi occupo delle pulizie, della cucina, non parlo con i professori se non con il preside. Non pulisci mai nella sua zona? No, per quelli ogni professore ha il suo elfo domestico che pulisce le sue stanze. Conosci Totti? Totti non parla molto con noi elfi domestici, no. Capisco. Gli elfi di ogni professore non parlano molto con noi elfi di Hogwarts. Perché noi veniamo pagati. Ci danno una casa, abbiamo una casa nelle cucine. Assistenza sanitaria. Ci danno, che cos'è? No, non ce l'ha. Non esiste nel 1790, signorina. E ci danno tutto il mangiare che vogliamo e si sta bene qui a Hogwarts. Mio cugino invece lavora a Durmstrang e lì non dicono che non sono molto contenti. Beh sì, so che un tuo collega Dotti lavora qui, è il cugino di Totti. Sì, lui lavora nelle cucine. Lui è molto simpatico, ha delle idee strane, tipo gli piacciono gli stivali. Beh. Ogni tanto lo vediamo che con degli stivali che ruba. No. Un buon stivale è sempre molto importante. No, poi li facciamo riportare perché sono degli studenti, non certo. Possiamo rubare agli studenti, ci mandano ad Azkaban. Robin, Artemis, Kenny, dovremmo andare di fretta. Sì. Allora passiamo di qua e lo vedete che tocca un quadro, il quadro si sposta e voi vedete un corridoio scuro e mentre camminate si accendono delle torce, ma... Dopo l'ultimo di voi le torce si spengono. Camminate per un paio di minuti in questa semi-oscurità, alla fine vedete un altro muro che si apre, cioè vedete un passaggio che si apre e dietro di voi Kenny ti accorgi che è un altro quadro, quindi probabilmente c'è un passaggio segreto da due quadri, cioè non è chissà che roba, nei visti, nei castelli che hai visto. Meccanismi, cioè, avrà spostato una candela. No, in realtà ha semplicemente aperto il quadro, cioè non è che è proprio tipo porta, quindi... E tempo veramente altri due minuti siete nella scalinata che porta ai sotterranei, quindi che sono molto meno illuminati, ma ci si vede, ecco. Quindi Robin, entri tu? Robin? Mm? Sei molto strana oggi. Sì. Siamo già arrivati? Sì. Quella è la stanza di pozioni, dice il professor Torrens. Entri tu allora? Sì. Entro. Per qualsiasi cosa vuoi dire tipo una parola chiave e se noi la sentiamo possiamo entrare e aiutarti? Cioè tipo urlo nel caso in cui mi dovesse aggredire? Sì. La vedo un po' tentennante, le metto una mano sulla spalla e le dico: ti accompagno io, dai. No, capisco che non... sei provata per tutta... Professor Torres, è arrivato il suo appuntamento pomeridiano. Grazie, Gabriel. Vabbè, lo guardo, cioè della serie grazie, ma non ti preoccupare. Ok. Quindi... La porta era già aperta, lui l'elfo è entrato e ha urlato, capito? Proprio. Allora. Voi buttate dentro la testa e vedete che c'è il professore, c'è l'aula di pozioni che tutti di voi conoscono, ovviamente, tranne Kenny. Ci sono questi tavoloni con sopra i calderoni. Non sei mai stato qua, quindi non la conosci. Prendi un punto eroe perché è una cosa che non hai mai visto. Ah, no, quello è un altro gioco. E quindi vedete appunto il professore che è seduto in fondo a questo tavolo. Quindi non è nel suo studio, che è comunque adiacente all'aula di pozioni, ma è nel
nell'aula di pozioni ed è seduto lì, lo vedete con dei libri davanti, fa sì sì, venite. Entra Robin, noi rimaniamo fuori. L'elfo domestico rimane sulla porta in modo tale che può vedere sia voi che siete entrati che voi che siete fuori. Ok. Io sono lì tipo, allora Kenny, devi capire che ci sono le case, si dividono in... E muovo la bacchetta. Okay. Mossi i primi tre passi, chiedo comunque permesso. Sì, sì, avvicinatevi che non ho tempo, facciamo una cosa veloce. E mentre mi avvicino, insomma, mi presento, dico, sono... utilizzo il nome completo. Ah, il ministero. Robin Blanche. Ci stiamo caccando sotto. Ah, no, scusa. Ah, il ministero. E che cosa? Mi sono cagato addosso. È già Andrea che parla. Lo so, ma è uscito out of nowhere proprio. E che cosa vorrebbe il ministero in questa bellissima giornata di aprile? Che qui noi abbiamo da lavorare, al contrario vostro, che a quanto pare non sapete risolvere neanche i vostri problemi. Rimango in silenzio e lo guardo con aria colpita da questa cosa, però non riesco a controbattere come normalmente farei. E gli dico, posso accomodarmi io intanto? Sì, sì, Blanche, si accomodi, mi ricordo di lei. Prego, si accomodi, dite cosa avete bisogno. Mi siedo, loro sono rimasti sulla porta, sì. Sull'uscio, insomma, della porta. Sì, lui in realtà non ha, ti ha guardato un secondo, ha capito che eri tu e era incominciato a guardare le sue robe, a scrivere, a fare. Bene, questo comunque mi fa pensare che lui sia tranquillo nella sia a suo agio, sì. Esatto. O di base non gliene frega un cazzo. Non gliene frega niente. Sì, vuol dire che comunque è a suo agio. Non è ostile, esatto. Non è ostile, quindi... Secondo te! Non è ostile. Vada che aia! Imperio, uccidi. Io però mantengo veramente un, come dire, un tono super rispettoso, molto attento a quello che dico, calmo, pacato, una situazione quasi... cioè comunico quasi una sorta di, come se mi dimostrassi su un gradino sotto, cioè non sono petto in fuori come al solito, sono molto attenta a cercare di essere umile. E, professore, ho bisogno di lei. Sì, sì, dica. Mi ha mandato un gufo il professor Flamel, ha detto che dovevate parlare con me di alcune pozioni a cui stavo lavorando, se non ho capito male. La pozione per il benessere, diciamo, dei lupi mannari e la gestione della comunità. L'antilupo? Sì. Sì, purtroppo ho dovuto abbandonare i miei esperimenti in quanto al giorno d'oggi è difficile riuscire ad avere un lupo mannaro su cui testarla. Diciamo che tutti quelli che... semplicemente perché non ci sono più volontari. E quindi quando io lavoravo per il ministero, che stavo lavorando appunto questa pozione, avevamo dei volontari, ma... non si trovano più, quindi purtroppo i miei esperimenti sono al momento a un punto morto. Quindi non sono riuscito ancora a capire bene le dosi, ma in un paio di situazioni stava cominciando a funzionare, ecco. Posso chiederle in quali situazioni si ricorda, quali studenti? Ah, erano più che altro lupi mannari anziani, persone anziane. Sono più... diciamo che ovviamente la pozione è fatta in modo tale da essere abbastanza blanda, perché una pozione non testata molto forte potrebbe anche uccidere il soggetto, quindi non vogliamo che questo accada. Quindi abbiamo provato su lupi mannari tra i 50 e i 60 anni, per quei pochi che si riescono a trovare, perché è raro che un lupo mannaro superi i 30 anni, come ben sapete, ma loro... nei primi minuti di assunzione mantenevano un minimo di raziocinio per poi tornare comunque alla feralità che ha di solito un lupo mannaro, ecco. La stessa o più elevata? Oh, la stessa. È come se fosse un blando tranquillante per lupo mannaro, ecco. Ma c'è qualcun altro che negli ultimi tempi si è informato in merito a... Il professor Flamel ha fatto qualche esperimento anche lui ai suoi tempi, ed è per quello che io ho continuato poi i suoi studi, perché il professor Flamel aveva altro da fare, quindi non ha potuto concentrarsi. So che stanno studiando il professore di pozione di Belmorny sta studiando una cosa simile in America, e credo anche la stiano studiando in forse in Africa, qualcosa del genere.
Però lì stanno facendo tutto uno sviluppo, stanno gestendo i lupi mannari come se fossero degli animagus, e secondo me è completamente sbagliato, in quanto un lupo mannaro non decide di trasformarsi e ritrasformarsi da lupo mannaro ad umano lupo mannaro, è la luna che lo trasforma, mentre un animagus, come voi ben sapete, si trasforma quando più gli pare. In che senso li stanno gestendo come animagus? Stanno studiando i lupi mannari e stanno provando a preparare delle pozioni tipo quella che sto sviluppando io, partendo dal presupposto che in realtà un lupo mannaro sia un animagus inconsapevole. Secondo me è completamente errata questa cosa. Ha sentito delle recenti scomparse? Oh beh, ho già parlato col ministero anche di questo e ho asserito che secondo me è 100% lupo mannaro, soprattutto vedendo le tracce e vedendo la feralità con cui sono stati ritrovati i pezzi di corpo. Se io le dicessi che ci sono sopraggiunte delle voci... Ah, signorina Blanche, gliel'ho detto negli anni, le voci non esistono per quanto riguarda le pozioni, ci vogliono i fatti e le dosi giuste. Con le voci non si arriva al domani. È per questo che sono qui. È proprio di lei che ho bisogno per confrontarmi con lei. Vede, ho dei sospetti e sono proprio in cerca di evidenze. Magari lei può aiutarmi. Ma io ho controllato, quando il ministero me l'ha chiesto, e anche il professor Flamel, abbiamo controllato effettivamente le impronte che sono state ritrovate, effettivamente sono di lupo mannaro, non ci sono dubbi, in quanto molto più grandi, con una struttura ossea che i lupi non hanno, ma i lupi mannari hanno, ed effettivamente i corpi, per come sono stati trovati, sono stati sicuramente uccisi da un animale, non da una persona. Non posso dire che siano stati uccisi dal lupo mannaro, ma c'erano segni di denti, graffi, che di solito hanno dei carnivori, grandi carnivori. Potrebbe essere... Oddio, in alcuni casi i graffi sembrano quasi graffi di ippogrifo, ma gli ippogrifi non fanno quello che di solito l'ippogrifo: ti dà una botta e ti uccide, non continua a banchettare col corpo, o soprattutto strappare pezzi di corpo per lasciarli in varie parti della foresta, quello sicuramente no. Sono stati accusati anche i Testral, ma sappiamo benissimo che i Testral non hanno artigli, non hanno denti, hanno più che altro una specie di becco osseo, e in più non sono... come dire, non attaccano di testa, quindi... Sì, ha perfettamente ragione. Professore, io e lei non abbiamo mai avuto un rapporto particolarmente solido, però sa bene che ho sempre stimato lei e questa materia, soprattutto perché era la preferita di... Non dico nomi, non dico niente, mi fermo e vado oltre. Però se io le dicessi che con i miei occhi ho visto un professore di questa scuola accompagnato da un lupo mannaro, un ragazzo, un lupo mannaro che probabilmente non era poi tanto consapevole del perché e del per come fosse accanto a questo professore, e che questo stesso professore... Quindi questo ragazzo era trasformato? Non era trasformato. Allora come fate a dire che era un lupo mannaro? Quando non sono trasformati in lupo non hanno caratteristiche o segni distintivi per la quale... Di solito l'unica cosa che hanno è il morso o un graffio del lupo mannaro che li ha contagiati. Era una persona amica, professore. Allora dovevate intervenire. Ci abbiamo provato, ma non siamo stati abbastanza forti. E se volete appunto condividere con me questa informazione, di che professore stiamo parlando? Credo di non essere io, se no mi ricorderei di avervi incontrato. No, ci mancherebbe. O nemmeno la professoressa di erbologia, in quanto sono mesi che non viene a scuola, purtroppo. Quindi... Posso far entrare anche... E faccio cenno agli altri in modo tale che possano aiutarmi in questo racconto. Io sì. Stavo sentendo, comunque a quel punto faccio cenno anche a Robin e Kenny. Artemis e Kenny, minchia ragazzi, sono ricoglionito veramente. Scriviteli. Ma ce li ha scritti. Leggili. Oh, prossima campagna che ti faccio giocare tutti quei cartellini. Sì. Ciao. Ma per Simone però. Tipo buona domenica. Entriamo. E appunto vedete appunto loro due che entrano e Travis che li segue. Io avevo appena finito di spiegarti che a Ouagadou non si usano le bacchette perché sì, ma ti sto ascoltando in maniera proprio esatto. Lo vedo. Entro appunto nella conversazione a gamba tesa e dico: ci stiamo riferendo al professor Menelkir.
E vedete che lui ha un attimo di sobbalzo quando dite il nome del professore, fa... Beh, un bravo professore, si occupa di creature magiche. Sì, anch'io mi occupo di creature magiche. Abbiamo dei forti sospetti che il professor Menelkir non sia realmente chi dice di essere. L'abbiamo visto in compagnia appunto di questo ragazzo che io so bene essere un lupo mannaro. Ci ha mandato degli sgherri per finirci. Siamo stati anche attaccati. E addosso a uno di questi sgherri abbiamo trovato proprio... Lei sa che lui ha un negozio in cui commercia creature magiche. Vedete che lui è diventato... si è un po' sbiancato. Esatto, io infatti non mi... è un po' sbiancato. Lo vedete estrarre la bacchetta, muoverla verso la porta, sentite la porta sbattere. E... datemi un attimo. Infatti, guarda, appena ha detto che è sobbalzato, ho detto minchia, questo gli sta passando. Aspetta, le però, creature. Non è detto. Non è detto, okay. Magari abbiamo fatto... Lo sentite enunciare mufliato. Ecco. Che voi sapete che è l'incantesimo che non fa passare i suoni. Sì. E vedete questa specie di bolla, è un po' come se vedeste adesso un po' sfocato le pareti della stanza, e fa... Mano alla bacchetta, tra l'altro. Eh? Penso tutti... Lui ha fatto, fatto chiudere la porta, sì, ha fatto l'incantesimo e ha rimesso via la bacchetta. Esatto. Il gesto io lo faccio. Si capisce, è solo per non farci sentire. Non abbiamo tanto tempo. So benissimo del negozio a Nocturnale. Diciamo che c'è un mio amico del ministero che lo sta tenendo d'occhio da un po' di tempo e sappiamo benissimo che cosa lui fa in questo negozio. E se non fosse per il mio amico, tutte le creature magiche che ha portato lì dentro sarebbero già belle che morte. Se non fosse per questo mio amico, queste creature sarebbero morte, vendute, fatte a pezzi. Ma lui, grazie... ai suoi agganci al ministero e alla sua posizione al ministero, sta riuscendo... Chi è questo suo amico? Voi sappiate che è qualcuno che si occupa di creature magiche nello specifico al ministero e sta salvando queste creature, pagandole questo negozio per poterle liberare. Non posso... già vi sto dicendo troppo e non abbiamo troppo tempo. In realtà lo sappiamo che si tratta di lui. Sì. Se non fosse per Ferguson, queste creature sarebbero belle che morte. Lui le acquista... le porta in vari siti di liberazione e le libera con altri dell'ufficio appunto della regolamentazione delle creature magiche. Quindi questo lo sappiamo. Il problema è che non abbiamo prove, perché lui non si è mai visto in questo negozio. Sappiamo che è suo, abbiamo... Ma è possibile che non si è mai visto? Ha degli altri collaboratori. Da quando è ad Hogwarts lui non ha mai lasciato il castello Hogsmeade. Mi ascolti, professore, noi dobbiamo assolutamente trovare quel ragazzo e dobbiamo trovare delle prove per incastrare Menelkir. Era con lui a Hogsmeade. Questo non ve lo so dire, io non ho visto nessun ragazzo col professor Menelkir, purtroppo. Su questo proprio non... Scusate, vi posso aiutare. Ha detto che questa persona compra Ferguson, giusto? Che il ministero, sì, il ministero acquista questi animali per poi liberarli. Chi sta pagando? I soldi lasciano sempre una traccia. Il ministero. No. Fortunatamente l'ufficio... Il ministero paga chi? Il ministero paga per comprare questi animali. Menelkir. Purtroppo, non avendo prove per incastrarli, l'unico modo per liberare questi animali è al momento è questo, perché il ministero sta appunto indagando su questo negozio. Quindi il miglior modo per non farsi scoprire... Io do abbastanza credibilità. Se i soldi fanno un percorso da A a B, se sappiamo che il ministero è A e Menelkir è B, è una prova. Sì. Purtroppo i soldi arrivano al negozio e vengono ogni volta magari presi da un commesso diverso del negozio, quindi non abbiamo appunto prove che sia il professor Menelkir. Allora, a seguirlo bisogna... Però come dicevo, c'è qualcuno che lo sta tenendo d'occhio, ma o non lascia quasi mai Hogwarts neanche per andare ad Hogsmeade, e al massimo va a Hogsmeade, non l'abbiamo mai visto allontanarsi. E come voi ben sapete non ci si può materializzare e smaterializzare all'interno del castello. Quindi l'unico modo che avrebbe per farlo è andare ad Hogsmeade. Ieri l'abbiamo visto in compagnia di questo ragazzo. Quindi lui va ad Hogsmeade, esatto, si smaterializza e ritorna col ragazzo. È come se non fosse abbastanza, è anche terribilmente potente. Ma per quale motivo portare il ragazzo fuori da Hogsmeade? Professor Menelkir ha dei trascorsi... diciamo un po' burrascosi per quanto riguarda dei suoi, diciamo,
problemi per quanto riguarda la Tunisia, lui viene dalla Tunisia, ma anche in Egitto, in Marocco. Il preside lo stava coprendo? Non credo che il preside sappia queste cose qui, ecco. Il professor Menarek è stato messo qui dal ministero. Il preside non si interessa troppo da chi viene assegnata la cattedra, non è un suo compito. Ce ne siamo accorti, si fida abbastanza del ministero. Già. No, non si fida del ministero tanto il preside, però solo uomo, due uomini non possono andare contro il ministero. È un'istituzione anche giovane, voi sapete. Sì, poi no, poi quello che aveva detto si era capito. Per loro, vi dico che il ministero comunque è stato creato all'inizio del 1700. Prima non esisteva il ministero della magia. No, ma poi da quello che aveva detto il preside si capiva che era tipo io ho le mani legate, me l'ha mandato loro, però non è che mi fa impazzire. Quindi se si tratta del lupo mannaro... Ma... è un problema. Poi ben sapete che questa notte ci sarà la luna piena. Ma professore, è possibile secondo lei che questo lupo mannaro si trasformi anche senza luna piena? Beh, innescare la trasformazione del lupo mannaro con un incantesimo è impossibile. Magari con qualche pozione. Ci sono delle leggende per quanto riguarda i lupi mannari in Egitto. Oddio, si parla più di sciacalli umanoidi che avevano il dono di trasformarsi quando volevano con dei rituali apposta. E non stiamo parlando di animagus, stiamo parlando proprio di sciacalli umanoidi, quindi sciacalli su due zampe, ma mantenevano comunque un certo raziocinio. Ovviamente sono leggende, io non... Volendo dare credito a quello che ci ha detto Totti, l'elfo domestico di Menelkir sotto interrogatorio, guardo John perché gli ha spezzato le dita, a quanto pare fa fare delle cose orribili a questi lupi, a questi giovani, e sembrerebbe che non siano pienamente consapevoli, prendendo con le pinze quello che è stato per detto. Fare qualcosa, per far fare qualcosa a qualcuno senza che lui lo voglia, sappiamo benissimo di che cosa si usa, no? Quindi è molto probabile che, se è come dite voi, in base alle informazioni che ho io, non credo che una persona del genere abbia problema ad usare delle maledizioni senza perdono. L'unico modo per gestire e controllare un lupo mannaro con la maledizione imperio è aspettare che si trasformi e controllarlo. Beh, se voi calcolate che controllare un animale con la maledizione imperio è semplicissimo, in quanto hanno un animale normale, non parlo di un animale fantastico, gli animali fantastici sono molto più complicati, ma per quanto riguarda un animale normale, che sia un cane, un gatto, un coniglio, un rospo, sono molto semplici da comandare con la maledizione imperio. Se già magari è stata sviluppata una pozione che permetta di trasformarsi lupo mannaro quanto si vuole, diciamo che la persona che l'assume è più lupo che umano ormai, perché diciamo che per quello che ho studiato io, appunto, i lupi mannari rimangono umani perché si trasformano 1/2 notti durante il mese. Però il resto del tempo sono umani, quindi riescono a controllare. Se una persona viene forzata a rimanere in forma di lupo troppo spesso, è come un animagus che rimane animale per troppo tempo, alla lunga il cervello ti si confonde e quindi diventa più facile probabilmente da manipolare. Sei tu l'esperto di... In questo momento ci farebbe molto comodo se ci fornisse anche solo come prototipo una fiala. O... quello purtroppo non ve lo posso dare perché sono... non ho gli ingredienti neanche per ricrearla. Quando lavoro per il ministero era più facile, potevo avere tutto quello che volevo, gli ingredienti sono molto costosi. Ci saprebbe indicare almeno dove potrebbe essere questo negozio di Nocturne Alley? Ah, Nocturne Alley? Nocturne Alley è una via dietro Diagon Alley, quindi... Ma poi noi abbiamo il volantino, in realtà, noi sappiamo dov'è. Ok. Cioè, tramite volantino vi potreste smaterializzare fino a Nocturne Alley, però il viaggio è difficile, sì, e poi vi dovete portare dietro un babbano. E soprattutto noi del ministero Nocturne Alley... Questo non è un problema. In quegli anni lì il ministero andava dove cazzo voleva, sì. Molti ministeriali usavano maledizioni senza perdono, soprattutto gli Auror, Ok. Soprattutto gli Auror che davano la caccia ai maghi oscuri. Ok. Diciamo che magari la Vada Kedavra no, ma fare interrogatori con il Crucio... per interrogare, sì, ok. Cioè, comunque, non erano comunque ben visti, però per risolvere alcune problematiche si faceva anche così. Il problema è che per trovare le prove dovremmo capire il movente, ma... Per quale motivo controllare dei lupi mannari per fargli sbranare dei ragazzini e lasciare una prova così evidente fuori Hogsmeade? Probabilmente stavano facendo degli esperimenti o qualcosa del genere. Per vedere... Se dite così è molto probabile, effettivamente.
esperimenti per capire per quanto tempo li poteva controllare, se si potevano trasformare senza luna. Signori, avere dei lupi mannari al proprio servizio per un mago oscuro lo renderebbe ancora più potente. Quindi è molto più facile controllare un lupo mannaro che controllare un altro mago per così tanto tempo. Certo. Sapete anche voi. E la concentrazione che serve per controllare un mago non ti permette di lanciare per esempio incantesimi mentre stai controllando un mago, o lanciare incantesimi semplici. Controllare un lupo mannaro e dirgli uccidi, semplice. Il lupo mannaro potrebbe farlo, ma il mago potrebbe continuare a fare quello che sta facendo. Dio. Non so come la vedete voi, ma credo che l'unica pista che ci rimanga è diagonale, sì, scusami, notturnale. Diciamo però... in coro. Troveremo una soluzione per Kenny. Troveremo una soluzione per Kenny. Come mai? Che problema avete a lei ad andare a notturnale? Non è un mago. È un mago no. Già. Circa. Non ci voglio entrare, non mi interessa. Sembra un'ottima idea. Non mi interessa. La ringrazio, signor Thomas. Tega cazzi. Lei è stato gentilissimo. Adesso cortesemente fuori dai coglioni. No, vedi che lui comunque non gli interessa effettivamente entrare in questa situazione e dice, l'ultima cosa che vi dice è: magari aspettate il prossimo, non andate oggi a notturnale, c'è la luna piena. Potreste trovarvi davanti a qualcosa che effettivamente non conviene. L'ultima cosa, e poi vi devo chiedere di andare via perché stanno arrivando gli studenti per la lezione. C'è una parte del bosco intorno a Hogsmeade dove si dice che siano stati, cioè i miei contatti dicono di aver sentito magari più ululati durante anche il periodo di non di luna piena. È una parte abbastanza profonda verso nord, c'è una vecchia, ci dovrebbe essere, si dice che c'è una vecchia capanna di un mago no che ha deciso di vivere per i fatti suoi. Se potreste provare ad andare a vedere lì, magari trovate qualche altra prova o informazione, però andateci preparati. Mi raccomando. Certamente. Grazie, professore, è stato preziosissimo. Vedete che estrae di nuovo la bacchetta, lo sentite dire finite e vedete appunto che il mondo torna a fuoco e la porta si riapre e vedete che effettivamente nell'aprirsi la porta ci sono tipo, cioè, nell'aprirsi vedete uno studente tipo di cioè un grifondoro che cade dentro perché probabilmente stava l'orecchio no, sulla porta. Provato, sì. E dei tasso rosso che lo pigliano fortissimo per il culo. Dicendo il grifondoro merda. Perché è goliardico. E vedete che fuori ci sono gli studenti. Capite, boh, se vi interessa, saranno studenti del sesto anno, quinto anno comunque. Robin sorride alla scena del Grifondoro a terra. Sì, beh, un po'. Perché comunque Grifondoro bully ai miei tempi. O anch'io. Ai miei tempi. Magari quelli di adesso sono diversi, ma ai miei tempi sono erano... più merde. Perché dopo che ci hanno avuto Harry Potter sono ancora più merde, no, fidati. No, ecco, perfetto. Noi abbiamo sconfitto Voldemort. Noi cosa? No, ma manca Harry Potter nostro. L'ha sconfitto Voldemort. È stato una vilpa ciò che sta... Ma andiamo avanti. Di questo ne parleremo domani, amici. Continueremo a infamare il Grifondoro. Mi giro verso il professore, eravamo di spalle perché abbiamo visto questa scena alla porta, quindi mi rigiro verso il professore e lo guardo, insomma, un po' di taglio e lo ringrazio sentitamente. Vedete che lui riprende un certo aplomb, ok? Gli viene di nuovo la faccia molto arcigna, come era prima quando siete entrati, e fa sì, va bene, arrivederci, Peverell... Ogni tanto, un po' meno... dai, andate ai vostri calderoni, tirate fuori i libri e non... comunque, non si prendono in giro i compagni. Meno 5 punti a tasso rosso. Vabbè. Andiamo. Beh, abbiamo una pista, direi. Sì. Andiamo. Andiamo. E vedete, appunto, Travis che vi fa strada, fa... Adesso uscite dal castello. Ciao Travis, gli do un pattino sulla testa. Niente, ciao Travis, vi accompagno fino fuori al castello. Questo mi è stato ordinato. Okay. E vi fa strada facendovi uscire appunto dalle porte, quelle grandi. Vi fa fare il ponte, quello tutto di legno, quello che nessuno sa come stia su, probabilmente per magia. Tu te ne accorgi di questa cosa, vedi questo ponte con questa arcata impossibile, tutto di legno, che ogni volta che passi, ogni passo che fai dici adesso crolla e moriamo tutti. Vabbè, tanto ne ho viste di cose strane. Esatto. Non sarà magari questo a... E lo vedete che vi accompagna fino a fuori i confini di Hogwarts. Adesso torno dal mio padrone. Buona giornata. Ciao Travis. E sparisce. Aspetta, gli dico prima. Di a Dotti che lo saluta Totti. Non credo sia una buona cosa, non si vogliono molto bene. Pum, e sparisce. Puff, e sparisce.
Beh, abbiamo direi, una pista. Direi che la cosa è molto più chiara in questo momento, solo che quel gufo al ministero mi preoccupa non poco. Beh, appunto, abbiamo poco tempo prima che effettivamente scoprano che siamo sulle tracce di Menelkir. Potrebbe anche essere già arrivato. Probabilmente è già arrivato. E ma c'è io una... vorrei capire una cosa, ma perché usate i gufi quando potete sparire e apparire da un'altra parte? A Hogwarts non si può. Vabbè, ma in generale. Beh, a Hogsmeade effettivamente si può, però diciamo che... Non è più comodo tipo dire, no, devo mandare un messaggio, vado e consegno. Diciamo che sarebbe inappropriato se io mi materializzassi all'improvviso in casa sua mentre magari sta facendo... Vabbè, fuori, poi... Cose. Lo stesso per porta. Un Patronus. È un po' invasivo e soprattutto davvero una cosa molto urgente. Mi è mai entrato un gufo in casa? Sì. Mm-hmm. È una questione culturale, Kenny. Sicuramente anche voi babbani avete molte cose che per noi sarebbero... strane. Già, potresti spiegarmele? Sì. Sì, tipo? Tipo, voi come vi mandate i messaggi? Andiamo a casa della persona e bussiamo alla porta. Beh, molto scomodo se dovete parlare con qualcuno che è molto distante da casa vostra. Abbiamo dei piccioni viaggiatori. Allora, vedi, anche voi mandate gli uccelli. C'è una cosa che mi è venuta in mente mentre stavamo parlando col professore dentro. Le persone, i ragazzi che sono stati scelti, che sono stati fatti a pezzi in qualche modo... E se fossero stati utilizzati come test? Cioè, tipo, sono state prese delle persone care per i lupi mannari? Messe lì davanti? Beh... Magari provato a vedere anche davanti le persone più care come queste avrebbero reagito? E boom, le hanno fatte a pezzi. Sembra improbabile. Conosco molto bene Joshua. So che non aveva amici. Mm. Ma poi perché far smembrare dei ragazzini? E soprattutto qui fuori, è normale che avrebbe occhio, lasciato non parte. È che sono spariti solo dei ragazzini, sono spariti anche degli adulti. Sì, mm. Gli okay. ultimi. Gli ultimi sono due ragazzi giovani di 20 anni. Ok, quindi sì. Però è a caso, okay. Cioè è sparita una vecchia, è sparita la sorella di Tony Harkness. Così, loro, oh, incredibile. No, questa è una cosa che... Per quello che loro ce l'hanno col ministero, no? Allora, perché detto che erano solo ragazzini. La sorella di Tony Harkness è sparita. Okay, e poi è sparito tipo un uomo di 50 anni, un'altra okay, donna di 30. Okay, certo. Quelli più giovani sono gli ultimi due che avevano una ventina d'anni. Ok, quindi è casuale, va bene. E vi ricordo che gli ultimi due sono il figlio di quella che lavora alla guferia, cioè scusate, alle poste, e la figlia di... Esatto, e la figlia del proprietario del negozio di scope. Allora niente. No, vabbè, allora era caso. Quello più carico. Sì. No, no, ci sta. Stava, cioè, almeno alto, fare, mi sono schiantato. Deve presumere. Io chiarito. Tiro fuori un attimino al volo il mio lunascopio per cercare di capire quanto tempo rimane fino all'arrivo della luna piena. Allora, vedete, effettivamente lui che tira fuori questo oggetto che... vabbè, tu ti sembra un cannocchiale. Il lunascopio. Sembra un cannocchiale normalissimo. Voi sapete che è un lunascopio. Bello. È un lunascopio, tra l'altro, per voi che conoscete, quindi Robin e Artemis, voi che conoscete bene l'oggetto, è un lunascopio di un certo pregio. Vedete che è d'argento. Ha una bellissima impugnatura fatta tutta lavorata di pelle. E è... cioè, cromato. Vale tanto. Cioè, una roba del genere. Non è comunissimo. Una roba del genere. Già i lunascopi non sono comuni, certo, perché poi... li usano più che altro solo gli astronomi. Poi di quella, okay, fattura lì. Di diciamo quella fattura, salta, diciamo che il lunascopio normale costa 30 galeoni. Quello lì ne vale anche 200 di galeoni. Ok. Okay? Wow. È un bel lunascopio. Tu lo prendi. Usando il lunascopio tu capisci effettivamente, beh, giustamente la luna si comincia a vedere perché sono le 4:30, 4 di pomeriggio, quindi la luna si comincia a intravedere e tu capisci che più o meno la luna sarà allo zenith, quindi piena e allo zenith intorno alle 21:30. Ok. Anche perché comunque siamo ad aprile, quindi le giornate sono ancora abbastanza corte. 4:30. Avete 5 ore prima della luna piena. Kenny, tu sei stato molto nella foresta. Non ti è mai capitato di battere quella zona, quella dove ci ha indicato il professore? No, ho sempre provato ad avvicinarmi, ma poi alla fine non sono mai riuscito a entrare. Corretto, Master. Beh, tu, esplorando prima la zona... Attorno hai visto hai visto delle rovine, tipo di... come se fosse un vecchio comignolo, ma tutto distrutto, e hai visto una casa mezza distrutta nel bosco verso nord, effettivamente dove diceva il professore. Ma non ti sei soffermato perché tu dici non mi vado a mettere lì dentro per la notte quando la mia tenda almeno probabilmente non mi crolla in testa. Allora tiro fuori la mia mappa, che effettivamente è una mappa della zona,
e le faccio vedere i punti che ho che hai controllato. E cerco di capire in base agli aggiornamento in cui sono riuscito a entrare dove sono le cose. Riesci tranquillamente sulla mappa, non ti faccio tirare niente perché comunque è il tuo lavoro, quindi riesci tranquillamente a dire ok, quindi questo è l'ingresso per Hogwarts dove io non ero mai riuscito ad andare, io sono arrivato da qua, ho fatto questa strada, a questo punto io ho trovato il comignolo, ok, a questo punto ho trovato la casa diroccata e qui mi sono accampato, quindi da dove tu avevi l'accampamento puoi riuscire tranquillamente a tornare a quella casa diroccata. Sì, ma non credo che sia il caso di andare lì in questo momento. Perché? Abbiamo poco tempo. Appunto, potremmo rischiare di ritrovarci in qualche guaio nella foresta. Ma ci siete voi con le bacchette, non è un problema, andiamo. Sì. John, è il nostro lavoro. Cosa guardi me? Cioè, non è una cosa tra giocatori, io non c'entro niente. Sì, niente, guardo il nulla e... Non lo so, credo. Ti ha detto, detto che sono il nulla. No, non ho detto che sei il nulla. Sei tutto, quindi anche il nulla. Ti ha dato il grasso? No, detto non che ho sono detto grasso. Nulla, non ho fatto nulla, nulla io, nulla. Quindi tu ci sei già stato in quella zona, praticamente. Sì, ma ci sono solo delle catapecchie, insomma. Ci puoi riportare velocemente? Beh, dividiamoci. No, velocemente le balle. Tu, vedendo la strada, cazzo, capisci che per arrivare là ci vogliono almeno 2 ore. Ok. Non è e quanto hai detto che rimane per la luna? Mancano 5 ore. Mancano 5 ore alla luna piena. Ci vogliono almeno 2 ore per arrivare là. Per te che conosci i boschi e ti sai muovere nei boschi. Fischia per questa, John, questa zona qua ci vuole un po'. John ti potrebbe stare dietro, ma loro due farebbero un po' fatica a starti dietro nella boscaglia. Vabbè, te hai messo il carico sulle spalle. Questo per andare nella zona che ci ha indicato il professore. Dove c'è questa catapecchia. Ok. Sì, ma forse cosa c'è, Robin? Niente. Voi potevate andare a piedi e noi potevamo smaterializzarci verso lì, ma no, non mi sembra una non grande idea. La zona. No, ma comunque non mi sembra una grande idea, quindi niente. Allora. Cioè, l'unico che potrebbe smaterializzarsi è lui. Però tu non ti puoi smaterializzare. No. No, quello è Naruto, no. Tuboruto, credo, nel cuore mio. Non... Tecnicamente, io. Ci vorrebbero delle scope. No, tu non l'hai mai vista quella catapecchia lì. Cosa vuoi pulire? Cioè, la catapecchia di voi l'ha vista solo John. No, tu sei John. L'ha vista solo Kenny quando ha cominciato ad avvicinarsi, a cercare di avvicinarsi ad Hogwarts. Scope? Ma perché ci avete questa mania di pulire le cose? Non c'è tempo di andare a pulire In alcune taverne o locande ci sono le scope a noleggio. Cioè, le pagate e poi le dovete riportare. Hai visto? Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Kenny, mi dispiace. Ma perché volete pulire la foresta? Non è questione di... Fidati che ti divertirai. Ti faremo provare una cosa molto interessante. Ma non voglio pulire la foresta. Non ti preoccupare. Vedrai, vedrai. Perché vogliamo la foresta? Allora, soprattutto quando sta arrivando. Effettivamente, se avessimo delle scope ci metteremo molto di meno. Beh, allora, a volo di scopa probabilmente ci mettete, ma sì, una ventina di minuti. Calcolate che adesso voi siete usciti da Hogwarts e siete fuori da Hogwarts. Se camminate fino ad Hogsmeade per andare a prendere una scopa, per dire, ci mettete 20 minuti ad arrivare ad Hogwarts, ad Hogsmeade, prendere una scopa, 20 minuti siete là. Lì. Ragazzi, mi sembra un ottimo. Esagerando, ma proprio perché magari le scope sono tutte fuori, dovete aspettare quelli di delivery che finiscono le consegne, un'ora. Facciamo così. Cioè, chi? Facciamo così. Mi smaterializzo al volo, vado ad Hogsmeade, affitto 4 scope. Sì. 4? 4, sì. Non potremo di certo lasciare qui, nella foresta. Come dovrebbe volare lui? Oh, vedrai, ti piacerà un sacco. Ma perché devi affittare una scopa? Effettivamente, come potrebbe volare lui? Potrebbe volare... Prenderò una scopa grande, così potrà sentirsi... Una scopa cinghiale. Ma non serve una scopa grande. Non le sento grandi. Le scope sono tutte uguali, non serve una scopa grande. No, non è vero, le scope sono di varie dimensioni. Sì, anche una scopa a 2 persone. Ma no, che è un tandem. No, ci stanno i tandem, ci sarà pure il tandem equivalente. No, le scope sono di vari tipi, ci sono quelle più veloci. Equivalente. Ci sono scope veloci da gara, ci sono scope da trasporto, scope da quidditch. Non variano in base al peso che devono trasportare. Ci sono scope più scope. Non so come spiegarvelo. Stavo nel mondo di Harry Potter. Sono delle scopone.
Ci sarà una scopa bene, per due. Va bene, no? Prendi una scopa grande. Posso okay. avere quella di Tai Pai? Ah, meno male che è l'ultima, diciamo. Guardate così. Posso chiedere perché volete sempre dividervi, porca troia? No, no, io faccio... Ci ha detto vado da solo. Ma no, ma faccio una non volata. Non andare da solo. Ma fa una non è mai buono andare da soli. Ma faccio una volata. Più tre scope e me ne vedo. Allora, tu non hai capito. Lui vuole andare prima perché ha paura che gli fai aspettare le scope. Cioè, che cazzo ci vuole a più a tre scope? Mi smaterializzo, arrivo lì, salve tre scope. Prendo tre scope, do due galoni e vado a fanculo. Perché ci avete stavito le tre? Hai guardato bene il master? Due galeoni. Due galeoni, quanto costerà? Tu vai là e chiedi, vediamo se poi ce le hai i soldi per le scope. Ok, prima di partire... Ci famo colletta, regà! Vabbè, ma quanto costerà fittana scopa? Vabbè, effettivamente abbiamo un po' di soldi. Io ho le sterline, se vuoi. Senti, io ti do due galeoni. Ma sì, facciamo colletta. Anzi, no. te ne do quattro perché te li do, pago anche per Kenny. Insisto, okay. Ho le sterline. Faccio subito, ci vuole niente. Me la gioco. No, puff. Puff? Sì. Dove ti stai materializzando? L'ho preso. Di base, dove ti stai materializzando? Nel negozio di scope. Affitto. Tu non ci sei mai stato, non ti puoi. Ma ci sono passato prima. Ma non ti puoi materializzare dentro. Vabbè, non nella dentro, piazza. Fuori, nella piazza. Davanti al negozio di scope. Al volo così. Pa. Ok. Puff. Sei davanti al negozio di scope. Entro subito dentro. Plim, plim. Quindi mi stai tirando fuori l'NPC del negozio di scope. Ok, no, perché è una cosa mia. Ci tenevo molto che prima poi parlaste con quello lì. Cos'è? Te l'ho tirato fuori. Vai, quindi entri. Senso buono. Il negozio è molto bello, tutto colorato, robe da quidditch, un sacco di scope. Sì, ma a me mi frega il cazzo, io devo prendere tre scope e devo andare via. Io voglio descrivere il negozio di scope. Che palle, potevamo, no, sbloccato la scena, non schippabile. Potevamo portarci cazzina. Kenny al negozio di scope. Dietro il bancone vedi quest'uomo. Dietro il bancone vedi quest'uomo molto pasciuto, sì. Bello, florido, con queste belle guance rosse, questi capelli rossi, questa barba rossa, proprio ricciolo, bello grasso proprio. Ma quel grasso con la faccia simpatica, no? Come grassi antipatici. Babbo Natale. Ok. Sì, però rosso, okay, i capelli rossi. E capisci che non è altissimo. Il tail per l'inclusività. Gabibbo, che cazzo è? Vabbè. Via! Salve, io con fare molto frettoloso dico... Servirebbero... Oh, buonasera! Sono quattro. Ma cosa vi porta qui in questo bel pomeriggio di aprile? Oh no! Sì, avrei l'urgenza di prendere appunto tre scope di qua. Allora, abbiamo le scope migliori che sono arrivate ultimamente. Mi sono arrivato direttamente da Londra, Diagon Alley. Sono arrivate queste scope. Allora abbiamo la Tornado. Allora, la Tornado è molto affidabile, bella. Allora, ci va un po' di manutenzione, quindi io nel caso lei mi vuole la Tornado, io le do anche poi e ti prende tipo per mano e esce dal bancone. In realtà è alto così, era su uno sgabello. È alto così. Allora, ti faccio vedere, ti prende proprio per la giacca? Marcello, tu la pezzo, devi smetterla, Gian Andrea. Non hai detto le Nimbus da riparare. Non ci sono ancora le Nimbus. Ho preso un infarto. Dove le metto? No, ma solo lui parla così. Gli altri parlano normale. È una cosa di famiglia. Pensa fosse stata una coppia di fratelli. Si può fare una clip di questo? E la moglie da di là. Metti la pida, la vuoi la pida? Lui ti prende per il... Allora, se vuole tornato, allora qui abbiamo... Mi ascolti, lo prendo di forza perché... Vado molto di fretta. Tiro fuori tutti i soldi che ho. Comprano delle scope di fretta. Per non devo comprare delle scope, devo soltanto affittarle, gliele riporto. Ma noi non le affittiamo le scope. Scusi, se è un negozio, mica le affittiamo le scope. Scusi. Cosa siamo? I tre mani. Scusi, cosa siamo? Ma lui lo vedi offeso, no? Ma io ho fatto puff! Sono smaterializzato. Non me ne frega un cazzo! Se non me le puoi affittare, me ne vado via. Hai già dato via? Ha detto: ah, ma noi non affittiamo le scope. Puff! Lui si gira e vedi. Telecamera inquadra questo negozio di scope. Vedi un ragazzetto che viene fuori da dietro il bancone e fa: zio, ma cosa è successo? Oh, guarda Roberto, sono dal giorno d'oggi, guarda, uno dice tanto dei giovani, ma ci sono dei vecchi che sono di uno stronzo. Puff, e voi vedete riapparire John. Che cazzo. Porca vacca, è già tornato. Tra l'altro, se tu non sparivi, lui ti diceva dove affittarle, sei un coglione. Sei ancora convinto che la mia azione della scorsa volta sia l'unico problema? No, peggio di quella, non c'è niente. Sono ancora convinto che sia l'unico problema. Il problema di questo party è il party, ma non è quello. Oh, beh, mi dissocio. Siamo d'accordo. Ah, il puff era goliardico, in realtà sono ancora lì. Che cazzo! No, sto scherzando. E voi vedete John ritornare così.
Io. Ma tipo, ma veramente un minuto dopo? Sì, cioè, sì. Perché lì un porca minuto. Porca vacca. Ha detto mica siamo i tre mandici di scopa. Dove no, non l'ha detto perché lui è andato via prima che lui lo dicesse. Quindi? Non facciamo metagame, bambini. Le scope? Nel negozio di le scope a quanto pare le mendole basta. Ricordavo che le affittavano. Compriamole. Non ho soldi per comprarle, costano un sacco. Delle scope? Ok, quindi... Sono delle scope volanti! Così finalmente... E cosa aspettavate a dirmelo? Ma cosa ti aspettavi? Che cazzo ne so? Questo è un Expelliarmus! È un giorno che vedo cose assurde! Volevo che fosse una sorpresa! Ho finito l'acqua. Ma se voglio fare una lavata di cadavere su Kenny, no! Lo impedirò adesso. No, mi tiri su. Scusa. No, sto scherzando. Comunque su Grinta nel caso. No, ti ringrazio come sapessi. Sapete dove posso andare a prendere delle scope? Tu sei un Auror, anche tu. Potete rimediare delle scope. Posso saperlo? No. Beh, se al negozio delle scope non ci danno delle scope, non so effettivamente, forse non le affittano, ma possiamo effettivamente comprarne qualcuna? Non so quanto costano. Non potete evocare una mongolfiera? No. No. Una mongolfiera? Esatto, tu, John, non sai minimamente che cazzo sia una mongolfiera. Adesso capisci che cosa si prova, stronzo. Io credo che sia un animale, quindi tipo... Possiamo sbrigarci ad andare da Nicolas Flamel, possiamo chiedere a lui del posto e... Ma non ce ne hanno delle scope a scuola? Non ce le daranno adesso, dobbiamo chiedere udienza. No, non possiamo rubarle, siamo... Non ho mai detto questo. Porca vacca, perché mi hai preso? Scusa. Sentite... L'ho accettato. Vabbè. Fatto. Andiamo da Nicolas. Va bene, vi incamminate, tornate ad Hogwarts. Puff. Siamo in quattro. Ok, chi porta Kenny? Io. Ok, mi fai un tiro su corpo? Ma siccome il tiro è sempre lo stesso, perché mi devi portare te che sei corpo tipo un 1? No, un D12 su corpo. Ah, ok. Forse quello messo meglio. Tirami anche il D4 perché lo calcoliamo come un incantesimo. No, ho visto il volo. Quanto hai fatto? Un braccio. Oh, aspetta, lo decido io. Quanto hai fatto? 5. 5. Vabbè, allora, questo di peggio. Artemis si smaterializza e si ritrova nel negozio di Flamel. Robin si smaterializza e si ritrova nel negozio di Flamel. Gli altri due si smaterializzano e vi trovate in un negozio molto colorato con della roba da Quidditch sulle pareti e delle scope. Allora, qua mi si sta prendendo per il culo? Adesso anche gli amici portiamo per prendermi in giro? Buongiorno. Guardi, senza offesa, io li rispetto i vecchi, ma lei è veramente un patacca. Io sono venuto qui soltanto per prendere delle scope in affitto e lei... Ma non le affittiamo le scope, glielo stavo dicendo. Semplicemente andate ai tre manici di scope e le affittate lì. Beh, basta far parlare le persone. Un po' di educazione, porca puttana. Leggo la situazione. Porcaccia la miseria, ah, è mio nonno questo. Beh, ho capito, ma suo nonno lo tenga al guinzaglio perché è un rincoglionito. Io non lo so. Un po' di rispetto, giovinotto. Ma giovinotto, tua sorella. No. Lo porto via immediatamente. Oh, comunque, se avete bisogno delle scope in affitto, basta andare, tre manici di scopa. Lì hanno delle scope in affitto. Ma che la ringrazio infinitamente. Ci mancherebbe. Per il disturbo, sono sicuro che un veliero glielo può dare, signore. Un veliero? Ah, lei è straniero? Lei è straniero? Sì. Ha un galeone. Un galeone! Sarebbe educato per avermi fatto perdere tempo. Un galeone! No, questo galeone, un galeone è tantissimo. Sono 6 euro un galeone. No, vabbè, il disturbo. Il disturbo mi sembra il minimo. No, no, ma infatti la ringrazio, lei si vede che è un bravo uomo, mica come quel vecchio lì. Ma l'età... Allora, nel caso io le posso consigliare, c'hanno un bel reparto per i vecchi al San Mungo. Lei li porta là. Guardi, sono bravissimi, proprio li tengono che è un piacere. Segno. Perfetto. Perfetto. Andiamo, nonno. Andiamo. Usciamo da... Sì, perché il negozio di Flamel è quello di fianco, quindi non è che... Roberto, guarda che... Tieni, ragazzo, che stai lavorando bene. Il galeone che ti avevo promesso. E gli dà un galeone, Roberto, se vi interessa. Felicissimo. Sì. Andiamo da Nicolas Flamel, ribecchiamo Rubin e Artemis. Rubin è diventata nel frattempo. Oggi è proprio... Lo chef Rubio è diventato. Vabbè, voi entrate nel negozio. Ho un problema con i nomi, va bene? Ma fosse solo quello il problema tuo. Che cavolo. Sì, più inclusivo. Ho una disabilità in questo momento. È ancora lì, Totti? Totti è ancora lì da Flamel? Allora...
voi fate puff e effettivamente loro arrivano effettivamente prima, cioè avete quel due minuti lì sì, dentro. Giusto per capire se c'è Totti. In realtà c'è Flamel lì dietro il bancone che sta facendo robe, quindi se attirate la sua attenzione lui tira sulla testa. Mi chiedo dove va. Ah, siete tornate. E i vostri amici? Stanno arrivando, dobbiamo noleggiare delle scope. Noleggiare delle scope? Beh, potete andare ai Tre Magici di Scopa, lì so che le noleggiano. Blim blim, entro nel negozio. Blim blim. Sì, no, il campanello di Flamel fa oh, perché è sordo e quindi possiamo andare ai Tre Magici di Scopa? Signor John, prego, accomodatevi. Lui vedete che guarda. Beh, sono le 5, vi faccio un tè? No, abbiamo un po' fretta, dobbiamo andare a controllare un posto. Siete stati a Hogwarts, immagino, avete parlato col preside professor. Com'è andata? La ragguagliremo appena sarà. Abbiamo una pista finalmente. Tempo. Adesso effettivamente guardo di nuovo il cielo. Dobbiamo andare. Abbiamo una magnifica idea. Signor John, ho parlato con il proprietario della locanda dove alloggiate. Credo che lei abbia lasciato qualche animale chiuso in stanza. Mi hanno detto che sta succedendo abbastanza confusione. Forse sarebbe il caso di andare a recuperarlo. Sarebbero anche le mie cose da riprendere. Sarebbero anche le sue cose da riprendere. Ok, allora facciamo così. A quel punto tipo c'ho gli occhi iniettati di sangue. Vabbè, la madonna. Cioè la campagna è già andata tutta a troie. Quindi comunque già dalla prima sessione di base. Ma la prima. Facciamo così. Andate a prendere voi i velieri e andiamo insieme, basta. Andate a prendere, io vado a prendere Francis. E no, mo sono agitato perché Vai, corri. Mi do tutti i soldi che mi avevate dato e manca un galeone. Manca un galeone e mi raccomando, prendete una scopa grande per due scope per uno. Puff! Sì. E me ne sono puffato. Vai, puffato via. Non so più. Io continuo a guardare nel non c'è più niente. Nulla. Manca un galeone. Troppo tardi. E io ho puffato. E tu ti materializzi nella stanza d'albergo. Puff! E stai là. Signor Flamel, Totti? C'è una ferma. Totti è nella retrobottega, non lo posso tenere qui davanti con me. Certo, però mi raccomando, lo tenga ancora un pochino. Oh, sta bevendo un sacco di acqua. Io non pensavo che ci stesse così tanta acqua dentro un esserino così piccolo. Sì, gli piace molto l'acqua. Lo tenga d'occhio, mi raccomando, perché... Sarà importante per lei sapere che Menelkir sta cercando di richiamarla a sé. Esatto. Che cazzo vuol dire sì, le piace molto l'acqua? Che cazzo ne sai? È vero, me l'ha detto lui. Ah, te l'ha detto sì, lui? Sì, chiamava l'acqua. Qua. Sì, comunque ho notato che sta continuando a chiamarlo perché appunto quel bracciale che gli abbiamo messo quando lui, un elfo, viene chiamato tende a teletrasportarsi immediatamente, ma quando il bracciale si illumina vuol dire che lui anche inconsciamente tenta di teletrasportarsi ed è capitato più volte durante la giornata. Certo, e lui sa tutte le informazioni, ovviamente poi le dirà al suo padrone, quindi lo tenga quel più possibile. Certo, farò il possibile. Grazie. Bene, andiamo a prendere le scope. Andiamo. La terremo aggiornato. Grazie, sì, grazie, signor Flamel. Grazie, arrivederci. Questo sta pensando, ma questo non c'è un altro posto da andare a rompere i coglioni. Però io, due giorni mi hanno già rotto il cazzo. Tu ti materializzi in camera e la camera è completamente sottosopra, cioè, ma proprio anche il letto al contrario. Cioè, probabilmente Francis è un po' arrabbiato ad essere stato lasciato lì dalle 8 di mattina fino alle 5 di pomeriggio. E ha tipo ribaltato tutto, ha strappato i cuscini, c'è cioè un delirio totale lì dentro. Come i folletti della Cornovaglia non sono degli animali tranquilli di base, eh. Francis! Vedi lui che si mette e tu capisci che è molto arrabbiato e comincia a camminare sul tavolo. È molto arrabbiato. Un po' di coccole, dai. Molto arrabbiato e denoti che ha fatto cacca nel cappello di Kenny. Ha detto cacca. Ha fatto tanta cacca nel cappello cacca di Kenny. Fa sempre ridere. Cioè, sinceramente, sinceramente, come Flamel non ti spiega quanta acqua ci stia in un elfo domestico, tu non capisci quanta cacca ci possa essere dentro un folletto della Cornovaglia che probabilmente ha mangiato le gambe del tavolo, ha morsicchiato le gambe del tavolo, quindi ha mangiato delle fibre, quindi cioè dovrebbe essere attruppato. Fibre solo il tavolo. Vabbè, fibre di legno. Dovrebbe essere estremamente attruppato, ma a quanto pare no. C'è tanta cacca dentro quel cappello. Allora faccio tipo Francis, ma che cosa da e vedo tutta questa merda un po'. No, è tutta concentrata nel cappello. Ah, okay. È tutta lì. Sei arrabbiato. E anche tanto, lo capisco. Splosh. Facciamo che questa cosa rimane tra me e te. Non diciamo niente a Kenny. Comunque
dovremmo portarti da un veterinario, non so come si... Ma sei tu! Sei tu il veterinario suo! Qualcuno più bravo di me, perché... È preoccupante, Francis. C'era tanta rabbia in te. Pace? E gli porgo il e mio. Ti prende il dito con la manina. E tu capisci, se mi lasci ancora qua, io ti cago il mondo. Proprio... Torna sul mio bastone. E lui, svolazzando, torna lì. Quello che tu vedi nella stanza, a parte il cappello cacato, vedi effettivamente lo zaino di Kenny e il fucile, quindi nel caso... Non sono cacati quelli. No, solo il cappello è tutto cacato. Okay. Cioè, il resto della stanza, a parte il disordine... Ma il cappello lo lascio lì. A parte il disordine, il resto della stanza è pulita. Cioè, è solo in disordine, ribaltata. Proprio tutta la cacca è concentrata nel cappello. Vabbè, non avevo pagato io la stanza. In realtà non ha pagato ancora nessuno la stanza, ma vabbè. Prendo lo zaino. Beh, ma reparo, no? Prendo il... Reparo, non ti piace. Ci sarà una nonna delle pulizie, qualcuno del genere. Prendo il... Beh, io non gliela lascerei così. Prendo il suo marchingegno, che non so cosa sia, e... Ok. Dove ti rimaterializzi? Non ti sto facendo tirare, voglio solo sapere dove ti stai materializzando. No, effettivamente mi sto materializzando... A cazzo, perché non vi siete messi d'accordo. Scappi via. Quindi in realtà al massimo ti puoi rimaterializzare da Flamel. Da Flamel, faccio... Poveraccio Flamel. Tu senti... C'era Flamel. C'era Flamel dietro il bancone. Queste cazzo di ampolline. Di nuovo sto... Che rompi coglioni. La Flamel, poi immaginatevi come prima, telecamera, ok, telecamera dall'alto, oh, Flamel con ste ampolline sul bancone, con ste manine che tremano tantissimo, povero Cristo, e lì sente questo pam della materializzazione, gli vola tutto per terra. Vedi tu che ti materializzi? Hai tre manici di scopa. La ringrazio e corro come un pazzo. Vedi lui che... A corri sto giro. Vedi lui che reparo. Non c'è mai stato. Telecamera di nuovo. Lui. Scusate, ma praticamente sì, sì, ma anche il master, anche il master. C'è molesti agli NPC questo. Vedete appunto da questa telecamera questo povero Cristo che reparo e rincomincia a selezionare tutti gli ingredienti. Io ho una domanda. Tu hai una domanda. Io ho paura a questo punto. No, io che ho paura, perché se io torno alla cittadina... E oggi c'è stata la battaglia dei gemelli. Sì, c'è stato un... E io sono uno di questi due gemelli. Non è che magari qualcuno ti... Ma perché devi ricordare al master una cosa che rovina ulteriormente una campagna già rovinata? Perché? Se solo avessi un cappello per nascondere mi vuole. Ce l'hai il cappello da mago, eh? Io allora ti ho dato l'equip da mago, quello base. Quello da mago, perché quello tuo è, mi sa che non, lo so. Non è più grattainetta. Non ce l'ho il cappuccio, no. No, è un cappello. E me lo tiro molto basso. Ok. Quindi voi vi avviate ai tre manici di scopa. Tu li raggiungi quasi ai tre manici di scopa perché stai correndo. Ti prego, subito. E voi lo vedete arrivare effettivamente con Francis sul bastone. Mi dici che corre come Waluigi, per favore. Corro come Waluigi. Corre come Waluigi. Lo vedete arrivare appunto con Francis sul bastone, che si sta tenendo al bastone perché lui sta correndo, quindi muove anche il bastone. Invece Francis, povero Cristo, che... E soprattutto Kenny, tu vedi che ha il tuo zaino e ha il fucile sotto il braccio. Fischia, finalmente! Ecco, mi spiace, ma il tuo cappello non l'ho trovato. Oh, che peccato. Cos'è questo odore? È la mia nuova colonia. Dio. Ho sentito Gian Andrea. Già. Tra l'altro, Kenny, tu a quel cappello ci tenevi molto, perché te l'aveva fatto a mano la tua nonna. No. F per la nonna. Che te dobbiamo fare? Te l'aveva fatto la tua nonna, eh? Sì. Pensa che proprio l'ha finito il giorno che è morta. No. Madonna mia. Ci rimango. Ha dato proprio l'ultimo male. Punto, ti ha detto ti voglio bene, nipotino mio, ed è morta davanti ai tuoi occhi. Ha detto tira il cappello cacato. Quindi lui può vedere i testral. Vabbè, ha fatto la simonata di nuovo. Andiamo, cioè, siamo lì. Dunque, le scope? Sì, le stavamo appunto chiedendo alla locandiera.
Minchia, voi siete ancora fuori, non mi avete detto che siete entrati, piano. Allora, entrate ai Tre Manci di Scopa, è ora del tè, quindi c'è tanta gente e c'è la ragazza, quella che aveva servito l'altra volta, voi due, fa: buonasera, siete in quattro? Sì, però non ci accomodiamo, avremo bisogno di noleggiare quattro scope. Sì, velocemente. Oh sì, vado a chiedere al titolare. Ma che la costa? Vedete. Noleggio per quanti giorni? Ci serve oggi. Solamente per questa sera. Sì. Quindi riconsegna domani mattinata. Sono. Facciamo tre galeoni. Sì, tieni! Ma non so ancora se ho le scope disponibili. Ce le hai. No, andiamo di fretta, presto. Quante ve ne servono quindi? Tre, una, due, da due e due da due. Cioè, no, ce ne tre, servono quattro. Una, quattro scope. Tre, no. Una molto robusta. Una molto grande, da due. Guarda Kenny, fa. Capisco. va bene, arrivo subito, vado a chiedere al titolare. E vadi. Va dietro dove ci sono le cucine. C'è una porta, questa va dietro una porta. Sì. E guarda attorno se ci sono. Torna il classico host di qualsiasi locanda, coi baffi che sta pulendo un bicchiere. Tutto JPEG. Anche se non ne ha bisogno, perché un mago potrebbe pulire normale, ma lui gli piace essere host e quindi pulisce il bicchiere. Ok. Mi avete chiesto quattro scope, giusto? Sì, tre. Tre scope, sì, una tre da due, scope. Due da uno. Perché tre? Non possiamo dare una scopa a Kenny, anche un bambino sa manovrare una scopa. Non dica fesserie, lo sai benissimo. Va bene, ok, sì. Vuoi fare un corso accelerato? Che ci vuole, una scopa? È mio cugino, mago no. Una da due e due da uno. Mi dispiace. Sono tre galeoni. Sì, tieni. Ok, allora. Di nuovo. vedete che. Un altro, altri tre. Vedete che sfila la bacchetta, fa apparire una specie di fogliettino di pergamena, te lo consegna e dice: sì, andate di fianco qui alla rimessa, c'è mio figlio che ve le dà subito. Mio Dio, sembra un gioco di ruolo. Ok, andiamo. Le quest. Che cazzo, vai il punto X per. Sfondato la quarta parete. Sì. Vabbè, in realtà uscite come se fosse una rimessa per i cavalli delle vecchie locande, solo che ci stanno le scope. Io esco correndo così. Correndo, è di fianco. Cioè, correre, okay. Cioè. E quindi come facciamo con Kenny? Non gli diamo una scopa tutta sua? Ragiona. Salve, ragiona. Signore, di cosa ha bisogno? Sono molto malato. No, Timmy. No. Piccolo Timmy. Non possiamo incantare la scopa in modo che ci segua e lui sta semplicemente a cavalcioni sopra? Che problemi ho? Va bene, ok, sì, niente. Sì, allora... Signori, vi posso aiutare? Siete lì davanti a sto ragazzino. La prego, mi aiuti, a me personalmente. Sì, mi date il biglietto? Ecco. Ok, vedete il ragazzino che effettivamente prende tre scope e ve le porge. Allora io afferro il braccio di Artemis e faccio... Sì. Ma sono delle scope? Sì, io sono molto leggera, non preoccuparti, può reggere entrambi. Sono delle scope? Volano. Non intendo sollevarmi da terra con quelle cose. Stai tranquillo. Porca vacca, se cado? Tu stai dietro di me, stai tranquillo. Non esiste! Non cadi. No, io non salgo. La camera. Non cadi. No. Ragazzi, aiutatemi. Se lo fai ti darò il tuo cappello. So dov'è. Ma tu vuoi farlo da solo? È un ricatto? È un ricatto? Sì. Avevi detto che non sapevi dov'era. Lo so. Hai mentito? Sì. Cosa brutta da fare, John? Lo so, mi spiace. Ma lo faccio per te. Cambia colonia, per l'amor di Dio. Bene. Va bene. Quindi... Smaterializziamoci in quel punto della foresta, così siamo più vicini e da lì inizieremo a volare. Smaterializziamoci con delle scope e con mio cugino che è un mago no. Ma sentite, ma iniziamo a volare da qui, così appunto, cioè, tanto siamo vicini, insomma. E se muoio? Non muori Kenny, cioè tutti muoiono nella vita, ma questo non è il momento. Non ti preoccupare, sei in buone mani. Lo tocco e puff, fammi un tiro sul corpo. Lo tocco e diventa un sì, mago. Ma uso tutti gli altri restanti. Quanti ne hai? Tre. Ok. Ma perché? Sei proprio sicuro. Tira anche il D4, tira anche il D4, Perché complicarci la vita? 8. Vabbè, immagino che anche voi... Beh, aspetta, ma state andando al punto dove lui ha la tenda, sì, immagino. Sì, io ho capito così. Punto che conoscete tutti. Sì, quello più vicino. Okay. Io ho capito questo. Perché complicarci la vita? Voi due, le ragazze si smaterializzano e arrivano sul punto. Voi vi smaterializzate e stranamente arrivate dove dovete arrivare. Grazie. Hai visto? Porca vacca, vuoi smetterla? Grazie. Ah, fammi un tiro su corpo. No, master, no. L'avevo appena ringraziata, quello, master. Cioè, giusto? No. Perché deve fare tiro sul corpo? D6 corpo, figura. Perché è la seconda volta che si smaterializza. E quindi?
6. Sei sul dado? 3 più 3. Ok, a posto. Hai visto? Hai il conato, ti viene un attimo di... me lo dici... Mando giù. Motion sickness. Mando giù. Esatto. Mando giù. È un po' bianchino lui, eh. Il pranzo era buono, è stato buono. Tu hai mangiato anche abbastanza ad Hogwarts, perché hai scoperto che mentre mangiavi il piatto si continuava a riempire, quindi siamo comunque... lì, siamo più vicini, ci abbiamo le scope. Vai. Allora. Monta. Monta a cavallo della scopa. Fammi vedere. No, non sto scherzando. Allora, prendi la scopa. Questa non me la perdo. Nemmeno io, perché non l'ho mai usata le regole per le scope. Monta a cavallo della scopa. Oh, vedi che sono terrorizzato da questa cosa. Ok. Ok. Adesso monto a cavallo anch'io. Ok. E aspettiamo che il master ci dica su cosa tirare. Su porca vacca. Io non l'ho mai usata le regole per le scope. Per quello non le davo mai. Io davo gli animali fantastici e cavalcare era più facile. Vabbè, senti, esatto. Ok, allora, quindi come siete messi su sto cazzo di scope? Così. No, tipo, no, io sono tipo aggrappato. Kenny è così e... Oh no, un cazzo. Artemis. No, dico, quindi siete John su una scopa, Robin sull'altra e loro due sulla terza. Sì, sì, dai, facciamo la ship. Sì, sì, sì. Ok. Si toccano. Allora... Robin, proprio. Allora, in realtà voi non sapete dove andare perché la strada la sa lui. Mm-hmm. Quindi lui loro due vi dovrebbero fare strada. Quindi Artemis e Kenny vi devono fare strada. Io gli dico: rimani lucido, mi devi dire la strada. Quindi, finché sono a terra, sono lucido. Quindi, stiamo per divertirci molto. Ma Kenny, fai un tiro su grinta. Serio. E Artemis mi fai un tiro su fuga. Sul serio? Già lo sa che andrà di me. Allora. È come Matt quando ti fa fare i tiri su destrezza che c'hai l'armatura e devi esatto. fare le cose che cadono. Vabbè. Sei? Sei. Beh. Io uso un segnalino avversità. Ok. E tiro anche il di 12. Io non ho più segnalini avversità. Ho fatto 7. Più, no, quello è bonus magia. Ho fatto 7. E il segnalino versi. Ok, quindi hai fatto 8. Kenny, tu ti metti a cavalcione di questa scopa. Che è una scopa. È una cazzo di scopa. È una cazzo di scopa. Penso, però non lo Artemis, ti dai lo slancio con i piedi. E nel momento che tu senti i tuoi piedi che lasciano il terreno, ti aggrappi fortissimo a lei. E faccio anche. Ti aggrappi fortissimo a lei. Esame della prostata. Robin, Robin e John, fatemi tutti e due un tiro di fuga. Ma dai, sì, ma che vuoi che sia? Usiamo le broom. Ma che vuoi che sia? Vuoi che sia? O sono un D4? Cos'è che hai tu? Un D4? Un D4. Vabbè, ho fatto... Ma poi ne può fare 4. Tre. Vabbè, va bene, sono un D4. Esatto, è buono. È su 4, però non è male. È positivo. Funzionano così le CD delle cose. La signorina ha fatto 3. Allora, più voi vi alzate, siete a un metro e mezzo da terra. Siamo ok. Se volano meglio, siamo in due. Okay. È grave. Allora, a quanto pare, sia John che Robin non sono così avvezzi a volare sulle scope. A quanto pare. Quindi, diciamo che John parte, proprio se dà lo slancio, però ti dà uno slancio un po' troppo forte, quindi in realtà vai su dritto, in perpendicolare, a 4 metri dal suolo la tua corsa si ferma perché vai a sbattere contro un ramo di un albero e riscendi tutto rincoglionito, però non sei caduto dalla scopa. E ci riprovo. Però ti fa male la testa. No, adesso sei anche tu a 1,5 metri, ma con un bel bernoccolo sulla testa. Sì, se l'ho fatto male. Robin, invece, al posto di partire verso l'alto, parte dritta, raso terra, e quindi cioè, vai a sbattere pure tu da qualche pabona roccia, scema te. Tipo la speeder bike di Endor. Esatto. Usando erba. Quindi, siccome stai andando dritta verso una roccia, dici, ok, se ci vado dritta mi faccio male e si rompe pure la scopa. Quindi lasci andare la scopa, ti butti per terra, rotoli un po', la scopa si frena un po' più avanti e niente. Poi mi rialzo un po'.
Tutto ok. Okay, presente, siamo partiti, abbiamo fatto l'asse XY. Sì, tu sei andato su, è andata dritta. E cioè, tranquilli. No, io tranquillo un cazzo, io gli occhi chiusi, non ho visto niente. No, e io continuo a dirti: apri gli occhi, Kenny, devi dire la strada. No. Mi stai strozzando, Kenny. Nel frattempo, voi riuscite di nuovo a rimettere. Cioè, tu eri già di nuovo sulla scopa, riesci a darti in tono. Ma come possiamo affrontare una boss fight che non riusciamo ad arrivare da punto A a punto B? Porca troia! Siamo solo stati due volte da Flamella a casa. Hai sbagliato proprio parte. Sai qual è il problema? È che l'ho scelto io. Esatto. Sì. Quanto mi manca l'arrivo di un grande antico che uccide tutti. Mamma mia, quanto mi manca. Vabbè, quindi ora siete tutti sulle scope, loro sono davanti, voi siete dietro e Kenny deve fare strada. Se decide di aprire gli occhi. Mi apri gli occhi. Sì, li apro giusto quanto mi serve per riuscire a vedere la direzione. Dai, goditi l'esperienza, Kenny. Quando ti ricapita? Sto cacando sotto. Vuoi fare un tiro su cacare? Se vuoi vado di corpo. Non ti preoccupare. Se è meglio se non tiriamo. No, perché basta già il cappello. Lascia le indagini stanno andando bene perché non stiamo tirando. Facci caso. Allora, quindi sono due giorni che non cago. Quindi Artemis, Artemis e Kenny, seguendo voi. Artemis fa partire la scopa a velocità moderata, perché più lei va veloce, più Kenny praticamente le spezza le costole, mentre Kenny gli dice sì, continua verso di qua. Tu, volendo, tiri fuori anche la tua bussola per darti una direzione più sicura. Che mano, scusa. Già, stai così, non la tiri fuori la bussola, quindi vai a memoria. Ci pensi però, fortissimo. E voi dietro, un po' traballanti sulle vostre scope, ma li seguite. Arrivate effettivamente nel punto che dovete arrivare, non ci avete messo 20 minuti. Vabbè, no, ci avevamo messo 25, dai. Le palle. Cioè, se tu calcoli che una persona che vola su una... Adesso dico numeri a caso, Se una persona che di base vola sulla scopa a 60 km orari, voi andavate a 20-25, perché ogni volta che lei arrivava a 28, quello gli strizzolava le costole. Quindi dovevo rallentare. Ci avete messo più o meno una quarantina di minuti, 50 minuti. Vabbè. Okay. Sono le 6 di sera. Ok. Sono le 6 di sera ed effettivamente... Arrivo previsto, ore 18. Ma cos'è? Ma che l'ero, l'ero appuntato. E, è andato a superare la linea gialla. Esatto, treno per Molino Dorino. Quindi, arrivate che è già buio. Atterriamo, cosa c'è? Una radura lì? Allora, praticamente quello che vedete voi, allora voi avete volato praticamente tra gli alberi. Sì. A un certo punto vedete che si intravede appunto questo spiazzo, non è enorme, cioè voi vedete questa casa è la classica casa alla casa di Hagrid, quindi rotonda con uno stanzone unico, si capisce, un piccolo capannino di fianco che potrebbe essere un capanno degli attrezzi, non lo so, un posto dove uno ci mette qualcosa, e vedete che probabilmente degli alberi sono stati abbattuti per fare questo spazio, quindi tra la casa e gli alberi ci saranno un 3 metri, quindi un cerchio di 3 metri intorno alla casa dove non ci sono alberi, ci sono un po' di ceppi tagliati, ma quindi c'è questo cerchio che si apre dove c'è questa casa. La casa, quando arrivate, vedete che capite che è disabitata, non ci sono luci, non c'è fumo che esce dal camino, le cose intorno alla casa, c'è un carretto mezzo smangiato dal tempo, capisce che è abbandonata, anche la porta la vedete che è tutta sbilenca. Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo indagare in questo posto e guardo il scusate, mi sono strozzato con me stesso. Sì, ma cerchiamo di non farci notare, potrebbe esserci comunque qualcuno, anche se non sembra. Voi vedete Kenny piegato a terra. Ma lui è bianco, cadaverico. Non voglio fargli volare. Non voglio più volare. Ti sei divertito, vero? No, assolutamente no. Nel tuo mondo probabilmente questo non succede, Kenny. E perché abbiamo le mongolfiere. E soprattutto, Kenny, ti sei meritato il tuo cappello. Quando torneremo ti ridarò il tuo cappello. Sei stato molto bravo. Vale molto per me, sì. Immagino. Dobbiamo sbrigarci però, guardo il cielo, ancora non c'è la luna, però se sta fa buio. Ma la luna in realtà c'è, ma da dove sei tu non si vede, perché ci sono le chiome degli alberi in questo momento. Ok, dobbiamo assolutamente sbrigarci perché potrebbe succedere qualsiasi cosa e sì, abbiamo poco tempo. Quindi... Non sono l'unico nervoso a quanto pare. No. Diamo un'occhiata a questa casa. Sì, subito. Allo mora, tipo... Ma la porta è divelta, che cazzo lo mori? C'è già rotta la porta. Bombarda. Poi esplode la casa. Non puoi semplicemente fare così e entrare. Ok. Per il volo di ritorno, qualcuno lo faccia diventare piccolo. Lo infiliamo nel taschino. Io ho dato. Di nuovo. Tu sei molto brava nel far diventare piccole le persone. No. Volo di ritorno, taschino. Vabbè, ci penseremo a ritorno. So andare a piedi.
Okay. Vedete, stranamente frettoloso il mio personaggio, ma seriamente, cioè, sì, lo so benissimo, Francis, dobbiamo sbrigarci. Andiamo! Andiamo! In questo momento il mio personaggio andrà in speed mode proprio, perché è proprio... Pensiamo in full render, che di base è sempre bello. No, andrà proprio veloce. Ok, apri la porta per primo. La casa è molto buia all'interno. Lumos! fammi un tiro di mente. Sono in speedrun, ragazzi. Fammi un tiro di mente più il dado di 4 della magia. Beh, mica fa un lumos, cazzo. Oh, tutti gli incantesimi li devi tirare. Sono 4 sessioni. 5 più 1 più 2. A posto. 8. A posto. Il lumos entra con 6. Serve pure un tiro alto per l'uno. No, sai, ragazzi, è tipo uno dei tiri più bassi che c'è in tutti gli incantesimi. No, aspetta, cioè, con i nostri tiri no. Esatto. I vostri tiri no. Abbiamo la media del meno 2. Esatto, esatto. Con i miei di 6. Ragazzi, metà degli incantesimi entrano dal 15 in su, per dire. Ok. Riusciremo. Perché non entravano mai. Posto, la tua bacchetta si illumina e appunto illumini tutto lo stanzone. Quello che vedi è praticamente, come avevate intuito, questo stanzone con le assi del pavimento, in alcuni casi non ci sono neanche più perché sono talmente marcite che vedi la terra sotto, proprio la terra brulla, Borgo Brullo sotto la... No, Borgo Brullo. C'è un letto mezzo crollato, un tavolaccio con sopra, c'è un coltello, per dire, tutto arrugginito, qualche scheletro di topo. So tirare un revelio? Sì, non ce l'ho, ma lo tiro. No, aspetta, volevo fare una cosa. Ah, scusami. Vorrei. Adesso controllo, perché mi sa che non ce l'ho, infatti lo devo aggiungerlo. Secondo me potrebbe essere un'ottima idea lanciare un commuto per uno, per ognuno dei sensi che ci interessano, per rimanere un po' più allerta. Ispirazione, non c'è, ma ispirazione. Ci sta. Quindi ognuno di voi, se volete, può lanciare commuto. Commuto è un incantesimo che potenzia uno dei 5 sensi. Scegliete il senso, lanciate l'incantesimo e vi potenziate il senso. Così per impararci un po'. Vista. Diciamo che in questo caso forse gusto non ha senso, però nel senso, se già magari due fanno udito e due fanno vista. Sentire la terra. Che bella idea. Quindi udito, idea. Pensavo di fare commuto per l'udito. Io sì, ok. Fammi un tiro di simpatia. Gianandrea, scusa se ti rompo le palle, mi porti un pezzo di Scottex che mi sta colando il naso? Grazie. Devo tirare anche... Simpatia più il dado da 4 perché è un incantesimo. Lo facciamo tutti quanti. Beh no, dovete dirmi il senso che volete acuire. Beh, 3. È un incantesimo. Grazie patato, che mi sto a sciogliere il naso. Ma con Revelio in teoria non potrebbe segnalarmi se c'è qualcosa di magico. Una traccia magica comunque. Sì. Allora, tu in realtà è un incantesimo che non usi molto spesso, quindi forse l'agitazione di John ti ha messo un attimo d'ansia, quindi ti concentri sull'udito. Hai un attimo di sensi che sì, ma subito tornano normali. Sì. In realtà capisci di aver sbagliato l'incantesimo. Provo a farlo due volte, una volta su di me e una volta sul babbano. Udito, vista, tatto, olfatto. Anch'io udito, sì? E su di lui faccio la vista. Ok. Mi fai un tiro di simpatia più il di 4. Di simpatia? Sì. Io comunque quando loro vedono e cominciano a smanettare con le bacchette, comunque prendo il fucile perché sento che c'è lui super nervoso. Certo. Che si lancio, eccetera. Io dico, non ho idea di cosa stia facendo. Io imbraccio il fucile che non si Nel sa dubbio, mai. Io al massimo non lo uso. 5, 2, 7. Ok. Allora, vai, tira anche il suo. Io e 6. Al corrente. Ok. Ti dico, stiamo cercando tracce di magia. Su di te funziona. Tu hai proprio il momento che senti... veramente proprio comincia a sentire molto meglio. Infatti già il fatto che lui lo stai sentendo che sta caricando il fucile ti dà un attimo di fastidio, cioè stai toccando il fucile, dici tu che carichi il fucile. Vabbè, lui che controlla il fucile fa rumori metallici che tu di base non senti, ti dà fastidio. Ok, vado meglio. Vabbè, lui è grasso e ha rotto una tavola di legno, ok, ti dà molto fastidio. Appunto, facendo questa cosa, provi a fare la cosa anche su di lui, ma ti distrae questa cosa, quindi non ti riesce su di lui. Però su di te in questo momento tu hai una percezione uditiva superiore al normale. Ok, guardo Robin, Artemis. Oh, oddio, fate piano per l'amor del cielo. Ti è riuscito l'incantesimo te? No, potrei riprovare, ma mi sento un po' agitata, sai? Sì, forse è colpa mia, scusate.
Magari ci riprovo tra un po'. Lo faccio su di lei, ci provo io. Sempre simpatia più il D4. 6. Il 4 esplode, eh? Giusto. 8. Ok. Sempre udito? Anzi, 9. 6 più, no, più 3 fa 9. Sempre udito o un altro? Sì, a lei le faccio la vista. Ok. Scusa, volevi l'udito, però no. Io non lo potevo sapere. Effettivamente, effettivamente tu capisci che l'incantesimo che ti ha fatto John ha funzionato, perché stavi guardando tipo un punto della casa e wow, c'è proprio per la serie, oh guarda, c'è una formica su quel muro lì, la vedi molto molto bene. Quindi allora in realtà fai un po' fatica comunque, perché l'unica fonte di luce è la bacchetta di, in realtà non c'è più la tua bacchetta, hai fatto un incantesimo, quindi l'humus in realtà si è spento, non puoi fare incantesimi con un incantesimo attivo, quindi in questo momento è buio. Però capisci che effettivamente stai vedendo meglio. Tu devi fare il Revelio. Revelio, mi fai un tiro. Mi fai un tiro di mente. Oh, finalmente. Più il D4. Minchia, Sara, porca troia. Bravo, io ho letto proprio la delusione negli occhi. Oh, ho fatto 4, scoppia, così 4. Scoppia. Quanto sei in totale adesso? Allora aspetta, ho fatto 3 col di 20. Minchia. Più 4, 7, più 4, più 2, più 2, io ho, no aspetta, bonus magia. Bonus magia più 3. Quindi hai fatto 4 più 3, no scusa, 3 più 4, 7 più 2, 9 più bonus magia? 3. 9, quindi 9, 10, 11, 12 è un incantesimo di difesa contro le arti oscure, tu dovresti avere più 3, giusto? Esatto. Quindi abbiamo detto 12, 15, ok. Dai. Ma vedete che lei... Se la fallisco tiro uso dotato. No, no, è entrato, no, è entrato. Vedete appunto Artemis che si concentra e la sentite proprio appunto enunciare Revelio. Quello che... Vabbè, voi lo vedete, quello che vedi Kenny, in realtà gli incantesimi li descrivo a lui perché lui non li conosce. Tu vedi come se dalla spunta della sua bacchetta ci fosse questa specie di stoffa, questa specie di stoffa trasparente che comincia ad aleggiare intorno a lei e la circonda, e mano a mano si allarga intorno alla casa, e la vedi poi sparire fuori dalle pareti. Quello che Artemis percepisce è che effettivamente qui è stata fatta della magia di recente, ma ti dà una brutta sensazione. Quindi brutta, né? Quindi magia brutta. Brutta. Okay, lo comunico. Non sai identificare l'incantesimo perché non hai la potenza magica per identificare l'incantesimo, ma capisci che è stata fatta di recente. Okay. Tu, in base alle tue doti magiche, capisci che è nelle ultime 24 ore. Ok, lo metto loro al corrente di questa cosa, quindi vi dico proprio c'è stata una probabilmente magia oscura. Avendo io della vista, vorrei cercare di trovare degli indizi. È sempre buio, eh? Io vi ricordo che è sempre buio. Sì. Se nessuno riaccende la bacchetta... Sì, dai, no, aspetta, io volevo provare a fare un... come si chiama? Ignis... Algerus. Algerus, evoca una piccola fiamma blu che non brucia. In modo tale che si distacca dalla bacchetta e resta lì per illuminare. Perfetto, perfetto. Quella è l'idea. E se uno usa altri incantesimi, effettivamente poi si spegne sempre. Sì, l'humus. Sì, allora, quella dovrebbe essere un incantesimo, giusto? È una trasfigurazione. Trasfigurazione, grazie, non mi ricordo mai. Mi fai un tiro di simpatia, più il dado, cioè più il D4. Sì, a cortesia. No, quello è un altro incantesimo che non si può fare neanche qui. È un... maledizione. Ammazza, oh! E niente, Snake Eye. Doppio uno? No, ma siamo maledetti proprio. Cioè, io vorrei giocare, però... Ma io pure! È come cercare di giocare con Joy. Niente, ci hai provato e non ci sei riuscita. Vabbè, ci riprova. Ci hai provato e non ci sei riuscita. Ragazzi, i dadi non ci aiutano proprio. Ma 4-4, capito com'è la storia? Quindi il 4 scoppia. Cioè, il 4 sul D4 scoppia. Il D4... No, vabbè, ma non ho ritirato davvero, era così. Beh, se non ti riesce l'incantesimo, ci riprovi. Cioè, non è che... Ah, allora, ci ho riprovato? Ci hai riprovato, va bene, ha funzionato. No, se falliva di nuovo ti davo il malus, ci pensi, ma vabbè. Non stiamo in un combattimento. Secondo te. Allora... 4, rifatto 4, rifatto 4. Ah, scoppia un'altra volta. Vabbè, scoppia finché non superi la prova. Beh, ha fatto sì, in realtà sì, però nella mia ambientazione scoppia sempre, finché non decido io. Scusa, io. Quindi vabbè, hai fatto un sacco stavolta, quindi hai provato a fare l'incantesimo, non ti è riuscito, hai detto "Uff, aspetta che mi calmo un attimo, stanno succedendo troppe cose tutte insieme, John mi sta mettendo l'ansia, Artemis mi ha detto che qui è stata fatta magia oscura, Kenny è
in questo momento hai in mano il fucile, tu non sai bene come funzionano e non è che sei molto tranquilla, quindi la prima volta che lo fai c'hai un attimo di... ti dai una calmata e questa volta lo riesci a fare bene, quindi in realtà non è solo una fiammella che esce dalla tua bacchetta, ma in realtà sono quattro fiammelle che escono dalla bacchetta e si vanno a posizionare praticamente in quattro punti, come se fossero i quattro punti cardinali della casa. Quindi voi avete questa luce azzurrina, quindi non è come quella dell'humus che è come se fosse una luce solare, è una luce un po' più lugubre, diciamo, un po' più tenue, no, ma è proprio lugubre, sono delle cose blu, non è che... però adesso avete comunque la zona un po' più tutta illuminata. Artemis? Sì? Dov'è che percepisci, se ci riesci, non lo so, una più forte negatività oppure un'aurea magica? Non so. Più forte, sì. Concentrandomi riesco a capire. Allora, quando tu hai fatto l'incantesimo capisci che dal punto in cui l'hai fatto tu eri più o meno al centro della casa. Ma al centro, sì. Da lì è a cerchio, diciamo, questa cosa in un raggio di 3 metri. Quindi vuol dire che praticamente è una parete. Un metro fuori dalla casa. Sì, no, la casa è piccolissima, davanti alla casa. Okay. No, allora, l'incantesimo è andato a cerchio, diciamo, quindi tu hai capito che o è stato fatto dentro la casa o comunque in un metro intorno alla casa, quindi non nella foresta, diciamo, proprio lì limitrofo alla casa. Io ricerco attivamente degli indizi, non so se devo tirare qualche cosa o... Dipende cosa cerchi, nello specifico. Cerco dei resti di incantesimi di qualunque tipo. Lì dovresti tirarmi un incantesimo Revelio anche tu, però lei te l'ha già detto, quindi è inutile. Incantesimi, anche magari pozioni che sono state fatte, cioè ci sono segni ad esempio di artigli, no, che hanno... Okay, quindi... lei c'ha la vista acuta. Sì, quindi diciamo che fai uno scandaglio della zona, sì, a livello visivo. Sì, esatto. Fammi un tiro di mente, puro, quindi non magico. Vabbè, non è possibile. Lo leggo bene. A uno. Ragazzi, noi siamo maledetti. Non possiamo giocare. Come possiamo ruolare dei personaggi intelligenti? È impossibile. Ti guardi in giro, non trovi un cazzo. Cioè, non posso neanche punirti. Cioè, non trovi un cazzo. Cioè, proprio. Aguzzo l'udito. Ok. Aguzzi l'udito. Aguzzo. Aguzzo, pure per me. I denti dei dinosauri. Aguzzo l'udito. Allora, praticamente tu ti giri in modo tale da percepire mano a mano tutta l'area circostante. Non è che senti benissimo, ovviamente, perché sei anche dentro la casa, quindi comunque ci sono i muri che un po' ti frenano. Però capisci che più o meno da dove siete arrivati voi, a parte classici rumori di fogliame normale, di vento, animali che tu comunque riesci a riconoscere, non c'è rumore. Da nord senti un rumore, non capisci bene quale, ma è un rumore ritmico, tipo tum, 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 in avvicinamento. È come se fossero tipo dei passi, potrebbero essere dei passi. Silenzio, silenzio. Sento un rumore che si sta avvicinando da nord. Un rumore di che tipo? Sembrano dei passi. Dei passi? Sì. Forse dovremmo nasconderci. C'è la luna piena fra poco. Magari tornano qui per fare qualche tipo di rito strano. Forse proprio per questo dovremmo... Accio sulle scope, non lo so, qualcosa del genere. Le scope sono fuori. Sì, forse dovremmo... Sì, evitiamo, infatti... Andiamoci. Andiamo. Perché tirare un incantesimo? Non si possono prendere fisicamente delle scope. Hai ragione, ma infatti... Andiamo. Se è il caso di... Sì... posizionarci più in alto, nasconderci o smaterializzarci, proprio perché... Proviamo a vedere dall'alto. Senti, tu che hai l'udito ancora concentrato, sì, senti che i passi sono dei passi, lo capisci, sono e stanno correndo e non arrivano da una direzione sola in questo momento. Stanno correndo da questa parte? Stanno correndo verso di voi, non da una stessa direzione, ma da tutte le direzioni. Quindi è come se vi stessero accerchiando. Ci stanno accerchiando. Forse c'era qualcosa per controllare se lanciavamo degli incantesimi qui dentro. E forse lanciando degli incantesimi abbiamo triggerato qualche tipo di trappola. Non lo so, Kenny, hai toccato qualcosa? No, ma forse siamo stati noi. Prepariamoci a... Fatemi tutti un tiro di fuga. Sì. Domanda. Arresto momentum. Fammi un tiro di fuga, poi ne parliamo. No, ok. Anche io il 12. L'incantesimo che ho usato. Dove ho messo il 12? Stava cadendo Harry Potter dalla scopa.
Sì, però non l'ha usato su se stesso quando mi, è caduto. Mi fa sempre ridere. Questo momento. Vabbè. No, vabbè, non ci credo. A parte, vabbè, che ha toccato la tazza, ma vabbè. Mi hai spostato, la prima volta che ho fatto 15, mi hai spostato. 4, toccando i vicini che porta bene. Ok, ditemi quanto avete fatto, Simo? 1. Luli? 4. Sara? 9. 15. Ok. Minchia. Bolt. Ma perché io conosco perché la fisico, zona, sì, io sì, sono grande e grosso, ma vivo nei boschi, so com'è. Hai fatto 1? Raga, raga, la quantità di uno e due fatti in questa campagna è scandalosa. Gustiamoci. Tanto ormai è andata. Ok. È andata. Cioè, anche da casa. Vi abbiamo voluto bene. Se vi capitano partite così, sì, dove fate tutti uno, tutti i numeri bassi, scusate, tutto niente. Divertitevi lo stesso. Praticamente. Fatevi quello che vi capita. Allora, perché nel momento che cominciate a correre verso l'uscita, sì, perché avete detto corriamo fuori. Nel momento che cominciate a correre verso l'uscita, venite investiti praticamente da una luce fortissima. Il problema è che questa luce corrisponde a uno scoppio e mentre Artemis e Kenny riescono a uscire dalla porta, Robin e John vengono investiti completamente da questa esplosione. Vi ritrovate a terra, male della Madonna, male, male. Tu, John, tu hai un pezzo della giacca che sta dando a fuoco. Invece gli altri due, Kenny ed Artemis, venite sbalzati via dall'esplosione e vi ritrovate a un paio di metri dalla casa. Praticamente andate quasi a impattare contro gli alberi intorno alla casa, ma culo vuole che praticamente li schivate volando e atterrate dopo gli alberi. Ok. Voi in realtà avete preso giusto questa folata d'aria molto forte, questa esplosione, quindi vi girate e vedete che la casa è completamente in fiamme, ed esplosa, è completamente in fiamme. Cazzo. E intorno alla casa ci sono varie figure, non li vedete in questo momento perché avete il fuoco che vi sta accecando. Voi che siete più vicini alla casa, vi state un attimo riprendendo e Robin praticamente senti un piede di qualcuno che ti schiaccia completamente la gola. E tu invece, John, vedi due persone che ti stanno puntando le bacchette contro. Cosa volete? Beh, cosa vogliamo noi? Cosa ci facevate voi nella nostra casa? Trekking. Scusi, Master, non volevo rompere. Ti dà un calcio in faccia e mi tiri su corpo. Non ho capito bene. Me lo merito. Se sì, io e Artemis. Voi siete volati oltre gli alberi. Ma non ci hanno visti, quindi. Quello che sembra, no. Ti ho sputato un cannone. Esatto. Senza bonus caratteristica, senza 9. Ti prendi questa trambata di calcio in faccia, senti il sapore del sangue in bocca, e lui che si risposta e ti punta di nuovo la bacchetta. Forse se non vuoi parlare tu, parlerà la tua amichetta. E vedi che le stanno schiacciando molto forte la gola con il... La senti che non riesce a respirare la gola con la scarpa? Lasciatela stare! Non si va a casa degli altri senza invito. Quello che tu adesso vedi, dopo l'esplosione e tutto, cominci un attimo più a mettere a fuoco, sono praticamente delle persone, ok, che hanno dei cappucci, hanno come se sono coperti tipo dalle bandane. Sono vestiti più o meno come i tizi che avete appunto affrontato ad Hogsmeade. Ma la mia bacchetta dov'è? Ancora qui? Sì. Tu non l'avevi rinfoderata dopo che hai fatto l'incantesimo? Sì, quindi è nella giacca. Beh, io ho... Il tuo bastone è a un metro da te, cioè non è lontano. Cioè, se allunghi il braccio lo prendi il tuo bastone. Infatti, a quel punto mi fiondo sul bastone, mentre mi fiondo sul bastone grido Kenny ora! E appena prendo il bastone faccio l'incantesimo. Ok. Prova contrapposta tra me e te, tu fai una prova di fuga e io vedo se entra l'incantesimo. Interveniamo. Sì, no, aspetto il master. Esatto, anch'io. Sempre, uguale. 3 su 4. Tu ti lanci, però il tizio, uno dei tizi che ti stava tenendo d'occhio è più veloce di te, lo senti urlare stupeficium, voi vedete questo fiotto di luce rossa che lo investe e tu vieni sbalzato a un metro e vai a sbattere contro un albero. Non sei svenuto, però hai preso una bella botta. E sono riuscito a riprendere il bastone. Porca. Non ce l'hai fatta. A proposito della domanda di prima, dell'incantesimo per arrestare tutta la situazione, mi chiedevo sulla gittata, sul raggio di questo incantesimo. In realtà gli incantesimi non hanno un raggio prestabilito, in realtà sono sempre dei fiotti di roba, quindi... No, ci
5 metri? No, forse troppo. 3 metri. Volevo cercare di almeno risolvere la situazione intorno a me, se posso sfodere la bacchetta. No, ma adesso interveniamo noi. Non stai riuscendo neanche a respirare tu. Non stai riuscendo neanche a respirare, sei completamente bloccata a terra. Ok, ok. Questo per capire. Tu vieni sbalzato via e voi due che siete ancora nascosti vedete che questa gente si apre e vedete arrivare Menelkir con il ragazzino, di fianco a lui. Il ragazzino ha gli occhi completamente vitrei. Non è in sé. Non è in sé. Non è minimamente in sé. Ma vitrei nel senso che potrebbe essere sotto maledizione. Lo vedete proprio, ha la testa ciondoloni e sta guardando completamente il vuoto e lo segue. Tanto io non lo capisco. Tu non lo capisci, però, cioè, quindi vedete questa scena qua. Lui si mette praticamente in mezzo a loro due, quindi lui è volato via contro un albero, lei in questo momento è bloccata a terra, si mette in mezzo a loro due, lo vedete sfoderare la bacchetta e puntarla verso di voi, verso gli alberi dove siete voi. Scappate! E la voce è molto alta, dice: bene, ci rincontriamo, quindi venite fuori voi o vi faccio venire fuori io? Capace. Io mentre dice così appunto sfodero la bacchetta e tiro uno stupeficium addosso a quello che sta bloccando Robin per cercare di liberarla. Vai. E io continuo a dire scappate. Che scappate, ti libero, che scappate. Non vado via senza di te. Adesso Sara poi. No, non siamo in combat, ragazzi. Non è a turni. No, io voglio solo liberare lei. Hanno stupeficiato Simone. Okay. Anzi John. E che cosa tiro? Dove cazzo è? Lotta. Più il D4. Ok, uso un segnale in avversità. Ah, vabbè, che oddio, io ho dotato. Se la fallisco, in realtà spendo per ritirare il D4. Quindi. Ho fatto 6. Sì. E 3? 6 di nuovo! 1, vabbè. Ok. 12, 13. 16 più 3, 19. Fa coppia con me lei, è una. E tu contro quello che stava tenendo ferma lei. Tu esci dalla protezione degli alberi, urli stupeficium e effettivamente tu che sei lì vicino lo vedi bene, vedi questo tizio viene completamente colpito alla schiena e vola via perso negli alberi. No, il tipo che stava bloccando lei. No, lo sgarro che bloccava lei. Nel momento che lei urla stupeficium e voi vedete il tizio essere proiettato via, sentite Menelkir urlare Expelliarmus e la tua bacchetta vola via nel bosco. Scusate, io respiro di nuovo. La mia bacchetta è volata via. Ma posso fare un'azione? Quante volte? Beh, in questo momento tu sei mezzo svenuto a terra, non ti riesci a muovere. Okay. Hai preso una botta alla schiena non indifferente. Hai preso per terra? Sì, ma hai preso uno stupeficium in pieno e sei andato a sbattere contro un albero. Non riesci in questo momento sei come se fossi svenuto, praticamente non riesci a muoverti in questo momento. Tu non sei neanche il ragazzino, quindi una botta del genere ti fa male. Sei ancora un attimo, ti manca proprio il fiato. Ok. Come se ti tirassero un pugno nei reni, ok? Va bene. Io, nonostante abbia sentito Kenny ora, personalmente Kenny non penserebbe mai alla boccettina famosa che mi hai dato. Lo so che tu volevi dirmi quello, ma Kenny non gliel'hai mai veramente spiegato. Luca, quindi va fucile, bene così. Ha il fucile in mano. Devo dire. Ha il fucile in mano, quindi esce puntando Menelkir. Spari o non spari? No, non sparo. Ok, lo tieni sotto tiro, quindi anche tu esci dalla protezione degli alberi. Sì. Ok. Vedete Menelkir che fa un... Soprattutto voi che siete vicini lo vedete che sta sorridendo, ok? Dopo aver disarmato Artemis. E lo vedete puntare la bacchetta verso la chioma degli alberi. No. Scusate, l'ho pensato. Ok. Lo sentite urlare incendio. Vedete questa palla di fuoco che parte dalla sua bacchetta e investe completamente le chiome degli alberi e praticamente le chiome degli alberi cominciano a bruciare e si consumano molto in fretta. Il problema è che questo fa intravedere la luna. Esatto. Quindi la luna è piena. E la prima cosa che notate è Menelkir che alza dal mento il volto del ragazzino e gli fa vedere la luna. E lo vedete cominciare a contorcersi in spasmi, proprio spasmi, e lo vedete, capite che si sta appunto trasformando. Beh, io rimango in bambolato. Riesco a fare un'azione in questo momento? Cioè, un'azione tipo alzarmi e guardare, riesco a fare. Guardare cosa? Guardare quello che sta succedendo. Ah, guardare puoi guardare, cioè. Quindi presumo che io riesca anche a mettermi una mano nella tasca? Sì, assolutamente.
In questo momento provo ad estraggo la bacchetta che io avevo rubato al brigante, mm-hmm. allo sgherro, che avevo disarmato, quindi ubbidirà a me. È l'unica cosa che sì, posso fare. Sì, perché l'hai disarmato, sì. Non è tutto lontano. Sì, sì. Vedendo che si sta per trasformare Josh, capisco che ho poco tempo. L'hai già praticamente trasformato. Cioè, la trasformazione di lupo mannaro è praticamente istantanea. L'unica cosa che posso provare a fare è pietrificarlo. E provo a pietrificarlo. Ok. Pietrificus. Pietrificus totalus. Perché se si trasforma è la fine. È incantesimi. In realtà... Sì, raga, non mi trovo mai le robe. È incantesimi. Ok, corpo. Corpo più di 4. Dai, Simo. 11 più 1, 12. Ok. La bacchetta ti risponde, lo capisci che ti sta rispondendo, sì. Capisci che sei tutto shrankato, ma il pietrificus non è un incantesimo in realtà molto difficile, non ha una postura. Riesci a lanciare pietrificus totalus, vedi appunto questo fiotto di luce bianca che vola verso Joshua, ma davanti a Joshua c'è Menelkir. Lo senti enunciare protego e l'incantesimo rimbalza e colpisce un altro degli altri sgherli di fianco che viene pietrificato. Thanos, sto qua. Viene pietrificato all'istante. Vabbè, è il big boss. Joshua è praticamente ormai completamente trasformato e lo vedete proprio che è arrabbiato, sta sbavando, ma non si muove dal fianco di Menelkir, quindi, e gli occhi sono rimasti vitrei, cioè, quindi capite che probabilmente è sotto maledizione Imperius. Vedete Menelkir che si avvicina a John, tranquillamente, cioè come se lui non avesse neanche in mano la bacchetta. Lo vedete che si avvicina a John e il lupo rimane esattamente dov'è, non si muove da lì. E per quel poco che conoscete anche i lupi mannari, non è normale che un lupo non attacchi qualsiasi cosa si muova. Si avvicina a John, ti guarda e ti dice: non mi aspettavo che tu fossi così intraprendente. Bel tentativo. Il ragazzo mi è molto utile, mi è stato molto utile e mi sarà molto utile. Ma anche tu non sarai da meno. Posso fare qualcosa nel frattempo? No, sto tirando. Non puoi. Lo vedete puntare la bacchetta verso John, lo sentite dire Imperio. Questo fiotto di luce verde... Posso riuscire a sparare mentre... No, dovevi dirmelo prima che io tirassi. Ma non sapevo cosa stavi tirando. Se vedo che muove la bacchetta... È quello che volevo. Vedete John che viene investito dall'Imperio, i suoi occhi si spengono per un momento, vedete Menelkir alzare la bacchetta, vedete lo sguardo di John alzarsi, vedere la luna e cominciare a trasformarsi in lupo mannaro. What the fuck, dude? Pezzo di lupo mannaro. You didn't say that. Avevo fretta. Adesso abbiamo fretta noi, però. Il problema è che John si sta trasformando. Quando sta quasi per finire di trasformarsi, ok, è sotto Imperio. Ma lo vedete che comincia a fare scatti, a fare che roba. Vedete Francis, che è sempre stato vicino a lui, volare e volare praticamente verso Kenny, appoggiarsi sulla spalla di Kenny. E dagli squitti che fa capisci che è impaurito. Capisci che è impaurito. Vedete Menelkir che lo tiene sotto scacco con la bacchetta, ma lo vedete che fa un attimo fatica. Cioè lo vedete che percepite sul suo sguardo, soprattutto Robin, perché tu lo vedi, voi lo vedete un po' di spalle. E anche perché più lontano lo vedete appunto che lo vedi che fa fatica, vedi una smorfia quasi di dolore nel mantenere il controllo, sul lupo. Un protego, un fide incantatem, non c'è niente che si possa fare. Le maledizioni non le spezzi. Questo... A meno che non sei uno spezzo incantesimo. Io continuo a puntare il fucile su Menelkir. Lui si gira anche verso voi due, che siete rimasti più indietro. Sa che Artemis non è più una minaccia perché non ha la bacchetta. No. E guarda verso Kenny, fa: babbano, che cosa credi di fare con quel ammennicolo che è lì tra le mani? Lo so, ma farò il possibile per fare in modo che il nemico torni a essere... una persona. Ah, ma questo non sono stato io. Questa è la sua natura. È così che agiscono i lupi mannari. Forse non ti è stato spiegato. Che senso? Lo vedi confuso, non capisce. Per lui è stato lui a trasformarlo in un lupo, quindi non capisce. Lupo mannaro si trasforma con la luna. Semplicemente. Luna piena, lupo mannaro. Scusa.
Non è difficile. Anche voi babani avete, se non mi sbaglio, delle leggende sui lupi mannari. Te lo dice, te lo dice, ma lo senti che fa fatica. In realtà non sta più guardando lui, sta guardando voi due. Quindi, però la bacchetta è comunque puntata su di lui. Mi avvicino sempre di più, sempre col fucile puntato. Lui non fa un plissé, eh? Cosa fanno gli altri? Gli altri sono intorno, a parte quello che sta tenendo giù Robin con il piede sulla gola. Ora, sì, non è che lanciato. La sta... Sì, scusami, quello che è stato volato via. Un altro tizio è andato lì da lei subito dopo e la sta tenendo sotto quindi scacco. Quindi è ancora ferma. Ah. Lei è ancora a terra con i tizi che la puntano con la bacchetta. Tu ti avvicini, adesso sarai a 2 metri da lui. Perché comunque sì, lo spazio non era così incredibile. Quel tipo di fucili che ho io non hanno una gittata così precisa. Ok. E quindi quale sarebbe il vostro piano? Ti faccio vedere. E vedi che con sforzo comincia a è come se trascinasse questi fili invisibili che vanno da John alla bacchetta e cerca di trascinarli verso di te. Ora, se vuoi puoi sparare. È quello che farò. Ok. Mi fai un tiro di grinta. Dai, sii grintoso. Grintiamo. Grinta. Se spara in faccia al tizio, il tizio non può di protego. Che cazzo c'ha? Parla più veloce di un proiettile. No, sì, funziona così, eh. Sì, cioè, devi poter fare un controllo. A parte che il master sono io, decido io. Fammi vedere che tiro fa lui. 9. Non ho nessun bonus di grinta. Ok, tu spari, sarà il buio, sarà l'agitazione. Il colpo parte, capisci di averlo colpito perché vedi che lo colpisce alla spalla sinistra, quella dove lui non sta portando la bacchetta. Quindi voi vedete questa scena, a parte John che non capisce niente in questo momento. Lo colpisci alla spalla, vedi proprio il colpo che lo prende in pieno, anche perché sei a 2 metri. Tu stai sparando con un fucile da lunga gittata da 2 metri. No, beh, è un brown bass. Non è lunga gittata per quel tempo lì. Lo colpisci alla spalla, vedi che lui è come se perdesse un attimo il controllo della bacchetta. Vedi proprio anche l'altro braccio che segue il giro del corpo. L'hai colpito. E il problema è che il lupo John parte alla carica e si butta su uno degli scagnozzi lì vicino e comincia a smembrarlo. Bello. Come bello? Sto smembrando un nemico. Sì, però fra tu rimani un attimo interdetto. Sì, perché l'ho colpito, ma non vedo che ho fatto veramente. È un momento di fermi. Pari, dispari. Io pari, tu dispari. Non lo so, decide il master. Vedete che lui è incazzato nero, ma forte. Tu gli hai sparato, sei un cazzo di babbano, come ti sei permesso di ferirlo, ok? Ok. Il lupo gli è scappato da sotto il controllo. L'altro lupo non sta facendo niente perché lui in questo momento non ha la testa di dargli un comando, anche se è sotto imperio. Quindi c'è l'altro lupo che è lì fermo da solo. Lui che è cominciato a smembrarne uno e già sta attaccando un altro. Lui punta la bacchetta verso di voi. Io guardo inerme nel frattempo, non posso fare nulla. Aspetta. Lui li può fare qualcosa? No. È bloccata. È scoppiato di nuovo. Sara, fammi un tiro su fuga. Ah, io sono pure senza bacchetta. Ho fatto 7. 7. No, più 1. Ah, più 1, sì, scusami. Ok. 8. Io ho fatto 22, giusto per dirlo. Lui punta la bacchetta verso di voi. Sarà che è stato colpito e tutto. In realtà lui voleva colpire te. Però lo sentite enunciare Avada Kedavra. E il corpo di Artemis cade a terra. Morto. No, mi lancio in mezzo. Non puoi. È già andato. No, veramente? Sì. E noi per stasera abbiamo finito. È il secondo PG che mi ammazzi. Cioè... Così. L'urlo straziante di Robin che fa no! Cioè. Ma in realtà non abbiamo finito. Cazzo. Perché noi ci rivediamo a settembre con la seconda parte. Oh, però prima di morire un incantesimo sono riuscita a tirarlo. Uno stupeficium l'hai stupefatto. Il problema delle maledizioni come il crucio, la Avada Kedavra e l'imperio non si possono parare, si possono solo schivare. Cioè, mi è morto un'altra persona davanti? No, non proprio davanti, di là. Di fianco. Un altro, no, bene. Tanto Simo sta smembrando gente comunque. Forse è più preoccupante il fatto che tu hai il lupo mannaro di fianco e sta smembrando gente che... Ma in tutto questo, in sottofondo, possiamo mettere... Fly me to the moon. Ma non è proprio il caso. Oh,
Metterei più tipo la sai, quella è un po'. Metterei più che altro la musica quella di Hulk degli anni 60, sai, quando c'è lui che cammina tutto quella triste. Anche perché quella non abbiamo problemi col copyright. Posso dire una cosa? È morta veramente. Ah sì, Avada Kedavra. Secondo me un modo. Allora, Vada Kedavra. Secondo me siamo stati anche fortunati in realtà, anche tutte le cappellate che abbiamo fatto in questa campagna. Io vado alla ricerca della pietra, sì, dei morti. Sei anche emozionato il master. No, è che c'ho il raffreddore e mi c'ho gli occhi. Beh, fa finta, no? Ah, scusa. No, dai. Povero Artemis. No, la cosa è stata innanzitutto randomizzato. Ho visto. Sì, sì. E in più allora la Vada Kedavra, ragazzi, entra col 20. Cioè io ho messo che la Vada Kedavra entra col 20. Il problema è che ho fatto 18 sul, cioè ho fatto 16 sul D20. Perché lui tira su molti dadi al D20 e poi ho fatto scoppiare tre volte il 4. A me doveva scoppiare. Madonna, a me doveva perché scoppiare. Perché solo a te scoppia? Io avevo il D12 su fuga, mi doveva scoppiare due volte, sì, fuga praticamente. Cioè dovevo fare 12-12. E io ho fatto tipo 20. Adesso quando tiro queste cose, c'è cioè, vabbè, ho fatto comunque 22, le doveva fare. Non mi pagate lo psichiatra. Però. Ma quindi a settembre va avanti? A settembre... Raga, mi dovrete vendicare, cioè. Beh, magari se non mi vendicate mi incazzo. Magari diventi fantasma. No, se non mi vendicate mi incazzo, cioè. Ma io sicuro. Beh, io di base calcolate che il combattimento non è ancora cominciato, non vi ho fatto neanche tirare iniziativa, quindi. No, ma infatti, ma Kennedy è biclassa barbaro. Vai in ira? Vai in ira. Cioè, io fino a settembre non c'ho... Cioè, io sono... Dai. Ma e figurati il pubblico che è lì che sarà bestemmiato. Però diciamo una cosa, di solito noi diciamo arriverà una seconda stagione, non arriverà, qui sapete già che a settembre arriva. Esatto. Almeno quello. Com'è? Quindi io so che adesso tutta la community mi odierà per mesi, no, ma proprio personalmente, però io mi nutro del vostro odio. Ma non è vero, ma non no, è vero. Gabrio sì, l'ho visto mangiare, sì, spaghetti, sì, odio. Poi, sì, come... perché li prendo al... Sto piangendo perché sono triste. Mi nutrirò del vostro odio. No, vabbè, raga, nelle campagne la gente muore. Non è tutto bello, tutto è. Se succede, la gente muore. Io continuo a prendermi altri meriti, perché in Armored Soul, la prima volta è morto il personaggio di Andros. Esatto. Le campagne io. In Armored Soul, che ricomincia settimana prossima, eccetera. E allora, c'è stato il primo bacio, eh? Ma non si sa, ma è tutto sa. Molto così. Augusta Sanguinorum effettivamente è stata la prima campagna. Ah, tecnicamente i vampiri sono già morti, quindi to. È vero. È vero, non fa una piega. Ha ragione Luca. Mi hanno ammazzato la compagna di squadra. Vuol dire che non l'hai addestrata bene. Dai, però una superficie un po' tendente. Mi ha salvato la vita, capito? Sì, ti ho salvato la vita e poi sono morta. Verrò ricordata. Ha salvato la vita? Per ora. Tranquilla. Ci sono un altro 5-6 maghi oscuri, un lupo mannaro che sta smembrando, uno che non ha ancora cominciato a smembrare. Probabilmente tra poco tutti quanti la raggiungerete. Sì, faremo una sessione, tempo un quarto d'ora. Ma io infatti non ho detto che ci saranno tot sessioni nella prossima, sì, nella seconda parte, io ho detto che c'è una seconda parte. La campagna di Cthulhu è finita col TPK praticamente perché... No, ma Manfredi è sopravvissuto. No, in realtà siamo sopravvissuti tutti, ma siamo morti dopo, quando cioè siete allora l'apo è stato proprio mangiato, è morto e noi tre siamo sopravvissuti, siamo voi due, è arrivato il grande antico, cioè, e poi siete morti campagna, e Manfredi è stato traslato nello spazio e nel tempo, quindi... Gabriel, ma era la prima campagna di luglio effettivamente, ci sono così. Vabbè, ascolta, io nella mia prima campagna sono morta a livello 2, quindi ho fatto tipo tre sessioni e sono morta. Beh, almeno ti fai, vabbè, io la prima campagna sono morto dentro un cubo gelatinoso. Ma come faccio senza Artemis e senza Sara? Devi aspettare i rinforzi del ministero. Mi vendicherai, mi dovrai vendicare. I rinforzi del ministero. Ricordati che ti ho salvato e mi dovrai vendicare. Adesso dovrai pensare. Ho anche salvato il gatto. Dovrai pensare alla tua vita. Parabiago. Ricordiamo che poi ci saranno delle storie che sono la storia dei coniugi Harkness e lo spin-off su il gatto Parabiago, che è molto importante. Prima di morire, l'ultima frase che mi hai sentito dire è stata: volevo salire sulla mongolfiera. Attenta al prossimo compagno che... Aspetta, mi devo scrivere negli appunti che devo chiederti il cappello la prossima volta. Ma come? Ma io ho volato sulla scopa, sì. Te lo avrei pulito il cappello, ma ora non posso più.
Allora, conoscendo come fate gli incantesimi, il cappello avrebbe preso fuoco. Sì, infatti, e con tutta la merda non sarebbe stato un bel... Non bello, spettacolo. Non bello. Io volevo ricordare anche che questo sabato avremo una live particolare. Allora, facciamo recap appuntamenti. È vero, ragazzi. Sì. Allora, facciamo recap appuntamenti. Domani noi ci vediamo di nuovo live qui dalle 15 alle 17 per parlare appunto della sessione di oggi, dell'universo di Harry Potter, e sono pronto già a prendermi tutti i vostri insulti, quindi sono già pronto. Pronto. Insultano, si sa mai. Io nel dubbio comincio io, sono stronzo. Gatto. Sì, certo. Non è vero, Gabri, guarda, ne abbiamo parlato anche in live da me. Ti nel caso, ti adorano tutti come master. Nel caso, regà, io sono pronto, ho le spalle larghe. E quindi, ti intanto, adorano tutti come quindi in base agli insulti che mi date, io so quanta gente ammazzare poi la prossima parte. Ok, quindi quello. Siete bravi. Quindi domani. Poi, giovedì, come ben sapete, non c'è Luxastra, perché siamo in pausa con Luxastra e noi torneremo il 9 marzo, quindi non ci sarà né il pre-show né il post-show questa settimana. Già. Perché abbiamo appunto la pausa fino al 9 marzo, quindi giovedì. Venerdì c'è qualcosa? No, ma avremo una live sabato. Sabato c'è qualcosa? Sabato c'è in taverna. Oh, live, diciamo, particolare, perché godereccia, live godereccia. Per chi non sapesse cos'è, ci consoliamo con il cibo. Quindi che cosa facciamo? Saremo Simone, Lorenzo Prattico, per chi non lo conoscesse, Pratt quello, famoso food blogger italiano. Saremo Simone, Pratt ed io in giro per ristoranti italiani particolari che offrono, insomma, piatti particolari con un ospite ogni volta diverso. Sarà un appuntamento mensile, quindi sì, una volta al mese ci troverete in questi ristoranti strambi, dove anche voi potrete decidere che cosa noi mangeremo e faremo domande, appunto, si farà una conversazione. Diciamo che il protagonista della live sarà proprio l'ospite. Sarà l'ospite. E voi possiamo già annunciarlo, che ci facciamo raccontare un po' tra una portata e l'altra quello che è stato il suo percorso sul web. E l'ospite in questione la conoscete bene, però magari non sapete la sua storia, il suo percorso, è Frafrog. Quindi sabato, signori, orario in taverna, orario di pranzo. Orario di pranzo sarà mezzogiorno, mezzogiorno e mezza. Presentato da Simone, Sara e Pratt con ospite Frafrog. A mezzogiorno, sì, iniziamo primo a mezzogiorno. Primo episodio con Frafrog e vi ricordo, potrete decidere appunto alcune cose del nostro menù. E poi gireremo per diversi ristoranti dell'Italia, quindi speriamo che vi piaccia. Una cosa è sicura, non andremo al McDonald's di Parabiano. No. Perché no, non c'è, no, infatti, no. Perché non c'è. I gatti eventualmente. Il gatto Parabiano. E poi, vabbè ragazzi, come sempre, i nostri social, da lì rimanete sempre aggiornati, soprattutto su Intel. Io vorrei fare uno shout out e anche un complimento, più complimenti, una secchiata di cuori transitivi in chat per Luli Ziv, che comunque questa è stata la sua prima campagna. Brava Luli! Non facile, con tiri sfigati, un party ti caotico. Ti ho adorato un sacco, sei stata un sacco brava. Party molto caotico. Molto caotico, però non ha preso importa. Anche... L'importante è che mi vendicherai, sì. Ha preso anche l'impegno, insomma, di venire qui a Milano a trovarci, è stata una cosa, insomma, abbastanza bella, siamo tutti molto contenti. Tanto mi riavrete intorno. Sì. Vabbè, a settembre per forza. Perché... Ti vogliamo. A forza. No. A settembre per forza. Membro... Assolutamente. E un onorario. Saluto anche al buon Danny, che è dall'altra parte, alias il Pipega. Uno shout out anche a lui. Io voglio ringraziare. Io voglio dietro le quinte. Vabbè, con Gian Andrea. Io voglio ringraziare Gian Andrea che mi ha fatto la regia per queste. Ringrazio anche Roberto che l'ha fatta. Roberto l'ha fatta le prime due durante la maratona. Roberto ha fatto in maratona. Sì. E poi Gian l'ha fatto queste. Era sempre Gian. Allora, grazie enorme. E allora grazie a Gian Andrea. Grazie a Gian Andrea. Del dissing a Roberto. Che facciamo del dissing a Roberto. Un ringraziamento doveroso anche ai disegnatori che hanno realizzato le art. Bravi, vero. Che abbiamo utilizzato. Quindi poi vi dico per i prossimi NPC. Un grazie sempre, è doveroso anche al buon Guine, che grazie, è il nostro moderatore, e a tutti coloro che anche si sono salvati. E a Gabrio che ha masterato la io nostra piango, campagna. Ma grazie Gabrio, anche se mi hai ucciso di nuovo ti voglio bene. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito, appunto vi rinnovo l'appuntamento domani per chiacchierare. E niente ragazzi. Se seguire del GDR martedì prossimo. Anche tu sei praticamente. Esatto, quindi voi dite. Anche io. Quindi loro dicono, ma io martedì prossimo voglio vedere una sessione GDR. Ce l'ho! Una sessione GDR. Martedì prossimo alle 21, nuova stagione di Armor e Soul. Sì, vabbè, senza rompere la scena. Vaffanculo. Quindi, che andrà avanti per 6-7 mesi più o meno. Armor... No, non così tanto.
po' meno. Ma sapete quanti mesi? Con Star Wars? Cinque. Io 7 mesi di regia non me la faccio, lo dico ragazzi. Ma no, a un certo punto non c'è più regia. No, comunque martedì prossimo ci rivediamo sempre qui per la serata GDR che giochiamo ad Armor e Soul, quindi a tema Star Wars. Per 5 mesi. Detto questo, signori, grazie mille a tutti. Buonanotte, grazie ai follow e grazie ai sub e grazie a al cazzo. Ciao. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Gian Andrea.